Ecco i piccoli che terrorizzano il nostro mondo, le formiche di fuoco. Quando pungono, iniettano veleno che può causare seri problemi. Per la maggior parte delle persone si tratta solo di una sensazione di bruciore e protuberanze strane, ma per altri, specialmente coloro che sono allergici, può essere pericoloso sul serio. Queste formiche montano il loro campo proprio sotto i tuoi piedi. Sono rapide e fieramente protettive verso le loro colonie. Non mostrano alcuna pietà verso gli intrusi, il loro pungiglione viene valutato circa 1,2 sull'indice delle punture degli insetti di Schmidt, laddove 4 è il massimo. Si sente come una pizzicata improvvisa, ma le sensazioni sono meno brucianti di quando una vespa ti punge. Hanno origine da regioni tropicali come l'America centrale e meridionale, ma ora si possono trovare anche in alcune zone temperate come il Nord America. Nelle loro colonie, le formiche di fuoco hanno una gerarchia rigida, una regina, maschi e femmine con le ali a protezione e vari tipi di lavoratori. Comunicano attraverso sostanze chimiche e suoni. Il membro più letale di questo genere è la formica di fuoco rossa. Sono arrivate dal Sud America e hanno invaso il sud degli Stati Uniti. Costruiscono grandi tumuli, rendendo l'agricoltura difficile e danneggiando le colture. È quasi impossibile controllarle, e per di più c'è ora l'ascesa di un'altra specie invasiva, la formica pazza. Questa rappresenta una minaccia per gli ecosistemi nativi. Dobbiamo ricordare che le formiche possono essere pericolosamente ostili. I coleotteri velenosi rientrano tra i 10 insetti più pericolosi al mondo. Fortunatamente non sono letali per gli esseri umani a meno che non si facciano avanti in un grande gruppo. Tuttavia, rappresentano una seria minaccia per gli animali di grandi dimensioni come i cavalli. I coleotteri blister producono una tossina chiamata cantaridina, che causa vesciche sulla pelle negli esseri umani. In passato, la gente credeva che potesse curare le verruche e persino la rabbia, e alcuni la usavano addirittura nelle pozioni d'amore. Tuttavia, è rischioso. Negli anni 50, un uomo è stato incarcerato per aver dato caramelle alla cantaridina a due donne con un esito tragico. Questi coleotteri non vanno assolutamente disturbati. Maneggiarli o ingerirli è molto pericoloso. Sono attratti dall'alfalfa e dal fieno. Se un cavallo ne mangia un po', anche solo pochi coleotteri possono rilasciare abbastanza cantaridina da diventare letale. Questo simpatico bruco, proveniente dal Sud America, si chiama Lonomia obliqua ed è il bruco più pericoloso sulla Terra. È responsabile di diverse fatalità a causa del suo potente veleno. È lo stadio larvale della falena del baco da seta gigante. Quando diventa adulto, si trasforma in un bellissimo e innocuo baco da seta, ma se li incontri da giovani è meglio stare lontano. La sua tossicità deriva dalle setole iniettatrici di veleno. Queste fungono da meccanismo di difesa contro i predatori. Il veleno interferisce con la coagulazione del sangue e può causare sintomi davvero gravi, come sensazioni di bruciore, vomito, problemi renali e a volte persino esiti peggiori. Un singolo morso probabilmente non porterà nulla di orribile. Infatti rilascia solo una piccola quantità di veleno. Ma questi bruchi tendono a radunarsi e sono abbastanza bravi a mimetizzarsi. Questo aumenta il rischio di molteplici punture. Le locuste, invece, non sono pericolose per gli esseri umani, sono semplicemente cavallette rumorose. Tuttavia, sono famose per il loro comportamento in formazione sciame. Questo succede spesso quando c'è un periodo secco senza pioggia e poi improvvisamente cade molta pioggia e le piante iniziano a crescere rapidamente. Una volta che iniziano, è praticamente impossibile fermarle. Possono diventare una forza distruttiva in pochi minuti. Nel corso della storia, le piaghe di locuste sono state devastanti, causando sconvolgimenti su colture e terreni agricoli. Ciò che è interessante è che il termine locusta può significare cose diverse a seconda del luogo da cui provieni. In alcuni posti stiamo parlando di cicale, conosciute anche per i loro suoni forti. Ma le vere locuste sono creature antiche, relativamente invariate dall'era triassica. Sono tra gli insetti più antichi sulla Terra. Api, vespe e calabroni possono essere considerati animali estremamente pericolosi, specialmente per coloro che sono allergici alle loro punture. Il calabrone gigante asiatico è il più grande tra le vespe, raggiunge fino a 5 cm di dimensione.
produce un veleno potente che può causare un grave disagio e lo può persino spruzzare negli occhi delle persone. C'è una specie ancora più velenosa nelle Filippine chiamata Vespa luctuosa, da non confondere con Expecto Patronum. Ci sono fan di Harry Potter? Comunque, le fatalità a causa di vespe o api sono piuttosto rare. Nel Regno Unito, circa 10 persone muoiono ogni anno a causa di reazioni a punture di api o vespe. Rimani sempre cauto. Tutti questi insetti sono molto territoriali e difenderanno strenuamente i loro alveari. Quando provocati, segnalano il pericolo alle api vicine e incitano uno sforzo di difesa di massa. In situazioni come queste, è meglio chiamare dei professionisti. Una pulce è piccola e umile, ma ha lasciato un impatto colossale sulla storia e sulla salute umana. Non sono solo fastidiosi i parassiti, sono noti veicoli di varie patologie umane e sono responsabili di alcuni dei peggiori focolai nella storia. Nel XIV secolo, non ricordo dove ero, ma la peste bubbonica spazzò via oltre 25 milioni di persone in Europa e le pulci hanno avuto un ruolo importante nella sua diffusione. Le pulci passano la loro vita alla ricerca di ospiti a sangue caldo di cui nutrirsi, che siano rettili, mammiferi, animali domestici o umani. Nonostante le loro dimensioni minuscole e l'assenza di ali, compensano con impressionanti capacità di salto. Possono fare un balzo di 1,83 metri e saltare oltre 33 centimetri in altezza. Un morso di pulce potrebbe sembrare un fastidio minore, causando prurito e infiammazione, ma molte di esse possono portare all'anemia nei loro ospiti. Naturalmente la parte più pericolosa riguarda i virus, i batteri e i vermi che trasmettono. I cosiddetti kissing bugs vivono prevalentemente in entrambe le Americhe e in quantità minori in Africa e Asia. Nonostante il nome amichevole, sono molto abili nel trasmettere batteri, virus e parassiti. Uno dei parassiti che trasportano è il Trypanosoma cruzi. Questo è il colpevole di malattie che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo e causano migliaia di morti ogni anno. Quello che è interessante è che i sintomi spesso non compaiono fino a 10 o 30 anni dopo essere stati morsi. Di solito si manifestano come insufficienza cardiaca, problemi digestivi o problemi al sistema nervoso. Non ti baciano mica, ti succhiano e sono attratti dalla loro preda dal respiro. Se respiri dalla bocca sei un bersaglio. Sono predatori disordinati. Spesso mordono in modo caotico e quasi incontrollabile, il che non fa che aumentare la loro natura inquietante. Molti hanno sentito parlare della mosca tsetse, un insetto insolito e spaventoso dell'Africa tropicale. Queste mosche sono i vettori di una delle malattie umane più devastanti, la malattia del sonno. Simile alla cimice dei letti, la mosca tsetse trasmette i tripanosomi, i parassiti che causano la malattia del sonno. Acquisiscono questo parassita da un ospite infetto o direttamente dal corpo della mosca. La malattia del sonno non colpisce immediatamente. Dopo un morso ci vogliono da 1 a 3 settimane perché i sintomi compaiano. Febbre, mal di testa, dolori articolari e prurito. Man mano che la malattia progredisce, può invadere il sistema nervoso. Porta a confusione, insonnia e perdita di equilibrio. Senza trattamento può risultare in coma e poi in esito fatale. Per fortuna, la malattia del sonno può essere curata e il numero di perdite sta diminuendo. Anche la mosca tsetse ha un'importanza storica. La sua presenza ha ostacolato l'espansione coloniale europea in Africa. E la corona dell'insetto più pericoloso del mondo va alla zanzara. Non c'è da meravigliarsi. Nonostante le loro piccole dimensioni, esse hanno un enorme impatto. Non solo sono responsabili di più morti umane ogni anno rispetto a qualsiasi altro animale, ma hanno anche lasciato un segno indelebile nella storia. Questi piccoli insetti hanno influenzato l'ascesa e la caduta di intere civiltà. Ad esempio, la malaria ha indebolito notevolmente le antiche civiltà come Roma e la Grecia. Ciò che è interessante è che non sono le zanzare stesse a essere pericolose, ma i parassiti. Batteri e virus vengono trasmessi attraverso i loro morsi. Questi piccoli orrori diffondono un buffet di malattie. Oltre alla malaria, c'è anche la febbre gialla, che proprio come con la mosca tsetse ha ostacolato gli sforzi di colonizzazione europea nelle regioni tropicali. La zanzara più spaventosa di tutte è chiamata Anopheles. È il predatore al vertice del mondo degli insetti. È responsabile di più esiti fatali e malattie rispetto a qualsiasi altro insetto.
Come combattiamo questi piccoli eppure potenti nemici? Con la prevenzione. Dobbiamo eliminare l'acqua stagnante e mettere in pratica misure di controllo delle zanzare. Dobbiamo sempre stare un passo avanti per proteggere noi stessi e le nostre comunità dagli insetti pericolosi. La regola di sopravvivenza più famosa quando si tratta di incontrare orsi è rimanere immobili e fingersi morti. Ma questa regola non funziona con tutti gli orsi, solo con i grizzly e i bruni. Se ti trovi in Nord America, li troverai in Alaska, Washington, Montana, Idaho e Wyoming. Gli orsi neri, quelli da cui devi scappare, vivono su un territorio più ampio. Puoi trovarli in 40 stati americani, gran parte del Canada e persino in alcune parti del Messico settentrionale. Se stai facendo escursione a Yellowstone, potresti imbatterti in un orso nero o in un grizzly. Se ti trovi invece in California, l'orso che incontrerai sarà probabilmente nero. E no, non puoi semplicemente distinguerli dal colore del manto. Gli orsi neri possono essere anche marroni, cannella, biondi, grigio-blu o addirittura bianchi. Sta diventando complicato, vero? Se noti una gobba sulle spalle dell'orso, è un grizzly. Gli orsi neri non ne hanno. Un grizzly avrà anche un viso incavato, orecchie arrotondate e lunghi artigli di colore chiaro. Un orso nero ha un muso dritto, simile a quello del cane, orecchie appuntite e artigli scuri. Dopo ti interrogo, eh? Se sei sicuro che sia un grizzly o un orso bruno, sdraiati. Mettiti in posizione fetale, piega le ginocchia verso il petto e copri la testa per mostrare all'orso che non gli farai del male. Questi tipacci attaccano principalmente se sentono che sei una minaccia. Non potrai seminarli correndo, quindi non provarci. Se vede che sei un innocuo piccolo umano, nel 99% dei casi l'orso passerà oltre. Aspetta 2 o 3 minuti finché non lo senti più nelle vicinanze. Potrebbe sostare nell'area per assicurarsi che non ti sei alzato e, se lo hai fatto, entrare in modalità d'attacco. Se sei ben equipaggiato per le emergenze e hai con te uno spray anti-orso, togli la sicura quando l'orso è a circa 5 metri di distanza e spruzzalo. Mira leggermente sotto la sua faccia. È più efficace che mettersi in posizione fetale. Quando l'orso se ne va, scappa in direzione opposta al predatore per metterti in salvo. Hai capito tutto? Bene. Se stai affrontando un orso nero, non si fermerà se ti vede in posizione fetale a terra. Se non hai con te uno spray anti-orso e l'orso è chiaramente interessato a te, mostragli chi comanda. Lancia sassi o cose contro di lui, grida, batti le mani, fatti più grande alzando le braccia e la giacca, arrampicati su una roccia o un tronco, fai tutto ciò che serve per spaventarlo. Gli orsi neri sono molto simili a quei bulli a scuola che vogliono rubarti il pranzo. Si arrendono se vedono che puoi difenderti. Se l'orso si avvicina pericolosamente a te, colpiscilo negli occhi o nel naso e prova a stordirlo per farlo scappare dalla paura. Se l'orso, indipendentemente dal tipo, si limita a sedersi in lontananza e osservarti, allontanati molto lentamente. Muoviti in obliquo per evitare di inciampare mentre retrocedi. In questo modo l'orso non penserà che stai cercando di scappare e non sarà incentivato a seguirti. Parla con calma tra te e te per mostrare all'orso che sei un umano. Anche cantare può aiutare. Chissà, magari riconoscerà la melodia. Evita il contatto visivo diretto con l'animale e non metterti mai tra i cuccioli e la madre. Non spaventarti se l'orso si alza sulle zampe posteriori, non è un gesto aggressivo. Nel caso tu stia pianificando di visitare un'area popolata da orsi polari, non andare senza un deterrente per orsi. Gli orsi polari maschi in salute pesano 0,5 tonnellata, si ergono in altezza di 2 metri sulle zampe posteriori e possono inseguire una preda a 40 km all'ora. I gruppi di 3 o più persone possono sembrare intimidatori per qualsiasi orso, quindi non uscire da solo. Gira con altre persone e parla mentre cammini per indicare che siete un gruppo di umani. Ricorda, non tutti gli orsi polari sono pericolosi predatori che vogliono mangiarti a pranzo. Alcuni stanno semplicemente andando da qualche parte. Se ne avvisti uno a testa bassa che si avvicina furtivo, non va da nessuna parte ma si concentra sulle persone, è il momento di allarmarti. Allontanati lentamente senza correre. Solo se l'orso si avvicina usa i deterrenti. Alcune persone sostengono che l'ammoniaca sia un ottimo repellente per orsi. Agli orsi non piace, quindi se inzuppi alcuni stracci in ammoniaca e li getti nel tuo bidone della spazzatura, gli indesiderati ospiti bruni non dovrebbero disturbarti. E se incontri un orso in natura e non sembra interessato a te, l'ammoniaca potrebbe respingerlo, ma può anche distruggere le sue cavità nasali, privando l'animale del suo senso dell'olfatto, il che significa che non sarà in grado di fiutare il cibo. Può poi infastidire un orso che non aveva in programma di attaccarti e provocarlo.
Qualsiasi cosa abbia un odore interessante per gli orsi, come cibo e spazzatura, li farà avvicinare al tuo accampamento. Quindi cucina lontano da lì e non sporcare. Se metti lo spray anti-orsi sulla tua tenda, potresti attirare ospiti indesiderati. Il peperoncino presente nello spray odora come cibo, quindi potrebbe attirarli. Se noti un orso in piedi lungo la strada, resisti alla tentazione di fermarti e scattare foto. Spostati almeno a 91 metri di distanza e ferma la tua macchina in un luogo sicuro. Gli orsi si abituano rapidamente agli umani e al rumore del traffico, il che può essere pericoloso per loro. E sono più propensi ad avvicinarsi in campeggi e aree picnic alla ricerca di cibo. Le persone che vivono vicino alla natura selvaggia e sulle montagne sono abituate a ricevere visite dagli orsi e non ne hanno paura. Douglas Harder ha avvistato una mamma orsa e i suoi due cuccioli mentre svuotavano la mangiatoia per uccelli del suo terrazzo al secondo piano. Una volta è tornato a casa dopo un po' di tempo fuori e ha scoperto che un orso era entrato in cucina attraverso una porta scorrevole parzialmente aperta. L'ospite indesiderato aveva graffiato una parete e rubato un po' di spazzatura prima di scappare. Harder aveva appena finito di pulire quando un cucciolo ha infilato la faccia attraverso la porticina per il gatto. Le sue foto sono diventate virali. Kristen Jones era dai suoi genitori in North Carolina e decise di fare un po' di yoga sulla riva di un lago vicino. Stava usando delle cuffie e non sentì l'orso avvicinarsi alle sue spalle. All'improvviso sentì qualcuno annusarla e leccarle il collo. Pensò che fosse il cane dei vicini e allungò il braccio per accarezzarlo, spaventando l'animale. Kristen riuscì a scattare un paio di foto all'orso in fuga, anche se nessuno ha creduto alla storia delle leccate. Lo ricorda come il momento più spaventoso della sua vita e spera che non si ripeta mai più. Per quanto riguarda l'orso, è molto probabile che sia stato avvistato nella zona mentre cercava cibo nei bidoni della spazzatura e sui pontili di altre persone. Gli scienziati che osservano gli orsi polari hanno notato quanto siano incredibilmente intelligenti. I membri di Polar Bears International hanno scattato centinaia di foto per studiarli meglio. Prima di usare una gabbia speciale, scattavano foto con una fotocamera che si trovava all'estremità di un lungo palo, abbassato da una certa altezza. Un giorno il flash della fotocamera si accese proprio in faccia a un orso. Lui non apprezzò la paparazzata, ma invece di rovinare la fotocamera, estese con calma una zampa. Allungò un artiglio e toccò l'obiettivo della fotocamera. L'animale tenne l'artiglio lì, senza lasciarla andare. Il fotografo cercò di muovere l'asta, ma fu inutile. Dopo 15 minuti, l'orso alzò lo sguardo verso di lui e finalmente lasciò andare l'attrezzatura. Sembrava che stesse cercando di dire di non usare mai più il flash su di lui. Negli USA, le persone subiscono 250.000 morsi umani, 400.000 morsi di gatto e 4.500.000 morsi di cane ogni anno. Sì, gli adorabili animali possono comunque attaccarti inaspettatamente. Diamo un'occhiata agli esempi più carini e feroci. Dimenticate quei video virali di persone che abbracciano i panda. Queste tenere creature dall'aspetto adorabile possono essere sorprendentemente pericolose. Nonostante l'aspetto da cartone animato, sono comunque animali selvatici e attaccheranno un essere umano quando si sentiranno minacciati. Perfino un leopardo delle nevi ha paura di finire nelle sgrinfie di un panda adulto. Quindi, se dovessi mai incontrare questo animale di persona, mantieni una distanza di sicurezza, specialmente se ha dei cuccioli. I panda sono passati da una dieta onnivora a una vegetariana un paio di milioni di anni fa, ma hanno ancora questi denti da carnivoro e artigli retrattili nelle loro zampe, che possono facilmente tagliare la pelle. Oggi gli scienziati ipotizzano che la rigorosa dieta dei panda a base di bambù possa contribuire alla loro estinzione. Quindi ha senso piantare più bambù per impedire a questi mostri pelosi di tornare alle loro abitudini carnivore, vero? Ma supponiamo che tu stia facendo un'escursione nei boschi in Cina e improvvisamente un panda furioso salta fuori dal nulla. Prima di tutto, assicurati di portare con te lo spray anti-orso e di essere pronto a usarlo. Puoi fingerti morto, soprattutto se il panda è troppo grande per combattere. Non farti prendere dalla fretta di scappare. Invece, prova a parlare con l'animale mentre ti allontani lentamente. Se un panda ti segue mentre fai un'escursione, fai rumori forti lungo il sentiero per spaventarlo. L'odore del cibo può attrarre i panda, così come i leopardi delle nevi. Quindi evita di cucinare se sai di essere inseguito. E parlando di soffici palle ingannevoli, non bisogna nemmeno fidarsi dei koala e dei wombats. Questi animali australiani sono imparentati più strettamente, quindi condividono alcuni tratti comuni. I koala sono creature territoriali e non esitano a usare i loro artigli e denti affilati per dimostrarlo. Se un koala inizia a morderti, non si libererà così facilmente. Dovrai allontanarlo tu. Quindi sarebbe saggio indossare pantaloni lunghi e una giacca per offrire un'ulteriore protezione alla tua pelle. Inoltre, assicurati di proteggere i tuoi animali domestici, perché i koala certamente non lo faranno. Non farti ingannare da quei video teneri di persone con i koala. Sono animali da zoo che hanno attraversato un lungo percorso per diventare amichevoli con gli umani.
Se mai incontri queste creature in natura, non cercare di fare un selfie ed evita di nervosirli con rumori forti. Anche se i koala sono noti per dormire 22 ore al giorno, ciò non significa che non possano essere innervositi. I koala tendono ad allarmarsi di più quando rilevano estranei nel raggio di circa 5 metri. A proposito, spruzzare urina sui nemici è uno dei meccanismi di difesa preferiti dei koala. La maggior parte dei koala in natura può diffondere condizioni sgradevoli, quindi ecco un'altra ragione in più per stare lontani da loro. I wombat possono sembrare innocui e amichevoli criceti, ma questi marsupiali notturni sono noti per attaccare persone, cani e persino dingo selvatici. Sì, hanno morso diverse persone così gravemente che hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale. Quindi le regole di sicurezza sono le stesse dei koala. No abbracci, no selfie. A proposito, se osi scappare da un wombat, tieni presente che può correre fino a 40 km all'ora. E tu? Cigni. Quando si tratta di limiti personali, questi eleganti uccelli possono mostrare anche alcuni tratti sinistri. I cigni possono difendere i loro compagni e nidi in modo molto aggressivo, che include mordere e addirittura mettere in pericolo la tua vita. La loro stagione di nidificazione tra aprile e giugno è particolarmente pericolosa. Quindi se stai nuotando o anche solo camminando vicino a un corso d'acqua in primavera e avvisti un cigno furtivo avvicinarsi, assicurati di mantenere una distanza rispettosa. Non vorrai provare a toccarli o nutrirli. Non fare nulla che possa provocare gli uccelli, e Dio non voglia che tu ti avvicini ai loro nidi. Attenzione al cigno reale, è uno dei più grandi teppisti nel mondo degli uccelli. Questi ragazzi emettono meno vocalizzi rispetto ad altre specie di cigno, quindi potrebbero evitare di emettere grida d'allarme e semplicemente attaccarti in totale silenzio. Se ciò accade, non scappare immediatamente. Invece cerca di mantenere la calma, continua a guardare il cigno e allontanati lentamente. Usare una barriera come una recinzione o un albero può essere utile. Puoi anche ingannare il cigno facendogli credere che tu sia un uccello più grande. Basta mostrargli un ombrello aperto o un ampio pezzo di abbigliamento che imita le ali, se per caso l'hai a portata di mano. A volte puoi imbatterti in un cigno che sembra aver bisogno del tuo aiuto. Anche se ti spezza il cuore, le regole di sicurezza non consigliano di cercare di salvare l'uccello da solo. Questo perché il cigno potrebbe percepire il tuo aiuto come una minaccia. Invece dovresti avvisare le autorità locali per la fauna selvatica e loro si prenderanno cura dell'animale in modo appropriato. Ci sono molte storie di delfini che salvano persone e si comportano in modo carino e giocoso, ma i loro giochi possono essere sorprendentemente pericolosi, soprattutto in natura. Anche gli squali possono perdere la vita se si scontrano con il Willy sbagliato. Nuotare con queste creature sorridenti è più rischioso di quanto tu possa pensare. I delfini possono iniziare a spingerti con il loro potente naso e corpo. In alcuni casi possono trascinarti sott'acqua e morderti con i loro denti affilati. Purtroppo non tutti sono sopravvissuti a un simile incontro. Quindi, come distingui un bravo delfino da uno cattivello? Innanzitutto, se il delfino è selvatico, non tentare mai di nutrirlo, accarezzarlo o giocarci. Se li vedi sbattere le mascelle, inseguire, sbattere le code nell'acqua o addirittura rilasciare nuvole di bolle dai loro sfiatatoi, considera questo come un segno di aggressività. Se mai ti trovi a fare kayak o a nuotare in acqua con un delfino aggressivo, lascia la zona il più presto possibile. Vuoi vedere una delle creature più velenose sulla Terra? Eccoti accontentato. È difficile resistere alla tentazione di mettere questo colorato soggetto sulla tua mano per scattare una foto carina. Ma questa potrebbe essere la tua ultima sessione fotografica. La raganella dorata velenosa, lunga solo 2 pollici, possiede abbastanza veleno per uccidere 10 adulti sani. Questa tossina è destinata a colpire il sistema nervoso della vittima, provocando contrazioni muscolari, paralisi respiratoria ed anche peggio. A differenza di serpenti e scorpioni, le rane di questo tipo non hanno bisogno di mordere per trasmettere il loro veleno. Lo secernono attraverso le ghiandole della pelle, quindi se per errore dovessi toccare questa piccola creatura, non sfregarti gli occhi e lava immediatamente le mani. La tossina deve entrare nel tuo flusso sanguigno per farti effetto, quindi se hai qualsiasi taglio sulla pelle, è consigliabile andare all'ospedale il più presto possibile. Ricorda che la pelle di queste rane tende ad avvelenare tutto ciò che tocca, e la tossina può rimanere su quegli oggetti fino a un anno. Oh, guarda questo tesoro dagli occhi di Shrek! Aspetta un attimo, è vivo! Salutiamo uno dei pochi mammiferi velenosi del pianeta, il lori lento. Non c'è da stupirsi che questa creatura pelosa sia la stella del mercato clandestino degli animali domestici. Ma dovresti leggere le istruzioni prima di acquistarlo, perché è improbabile che un rimborso sia possibile. Potresti aver visto questo animale sollevare le mani come se si stesse arrendendo alla polizia. Ti piacerebbe? Il lori lento ha una tossina che viene rilasciata dalla sua ghiandola brachiale ai lati dei gomiti. Questo batuffolo dall'aspetto innocente porta il veleno nella bocca per mescolarlo con la saliva. Dopodiché può strofinare i suoi peli con la tossina per spaventare i suoi rivali.
o darti un feroce morso velenoso che non dimenticherai mai. Questa tossina provoca shock anafilattico, quindi è pericolosa per la vita umana. Vuoi ancora portare a casa questo tenerone? Nah, non credo proprio. Solo perché l'ornitorinco sembra un antico Pokémon non significa che tu possa abbassare la guardia. Gli ornitorinchi maschi hanno uno strumento speciale per lottare per le compagne, aculei affilati nascosti sulle zampe posteriori. Contengono una dose di veleno che è letale per un animale delle dimensioni di un cane, ma non significa che tu sia al sicuro. Possono attaccare anche gli esseri umani, e la sensazione causata dal veleno dell'ornitorinco viene descritta come un dolore intenso e duraturo, che non può essere alleviato con i medicinali convenzionali. Quindi non cercare mai di accarezzare questa belva, non ne vale la pena. Ci sono molti altri animali carini ma feroci sul pianeta, quindi ricorda che l'apparenza inganna e stai al sicuro. Se un cane dall'aspetto aggressivo si sta avvicinando, inizia a urlare e a strillare. Mostrerai la tua dominanza e questo spaventerà l'animale. Sì, questo è un mito molto diffuso e no, non ti aiuterà se incontri un cane che sembra che stia per attaccarti. Il miglior corso d'azione in questa situazione piuttosto spaventosa è rimanere fermi ed evitare il contatto visivo diretto con l'animale. Non dovresti correre, potrebbe solo incoraggiare il cane a iniziare a rincorrerti. Se l'animale attacca, meglio cadere a terra e raggomitolarsi in una palla, proteggendo la testa e il collo con le mani. Ma cosa succede se ti imbatti in un rappresentante molto più pericoloso della famiglia dei canidi? Un lupo. Scappare non salverà la tua vita. I lupi sono molto più veloci degli esseri umani, specialmente nel bosco. Inoltre, non appena inizi a correre, l'istinto predatorio del lupo si attiverà immediatamente. Invece, mantieni il contatto visivo con l'animale in ogni momento e non voltargli mai le spalle. Mentre tenti di scappare, assicurati che il lupo rimanga davanti a te. Se il predatore finisce dietro di te, i suoi istinti di caccia potrebbero entrare in gioco. Quindi allontanati lentamente, restando rivolto verso l'animale. Potresti aver sentito dire che se sei stato morso da un serpente, dovresti applicare dell'aglio sulla zona del morso. Un altro equivoco. L'aglio non ha assolutamente alcun effetto sul veleno di serpente. Invece, cerca di ricordare il colore e la forma del serpente. Può aiutare i medici a trattare il morso e a capire quale siero antiveleno è necessario. Inoltre, rimani fermo e il più calmo possibile. Può rallentare la diffusione del veleno. E naturalmente cerca subito aiuto professionale. Se incontri un orso, buttati a terra e fingi di essere morto. Sfortunatamente, non funziona sempre in questo modo. Prima di tutto, devi mostrare all'animale che non sei una preda. Non fare alcun rumore acuto e non urlare. In questo modo potresti agitare ancora di più l'orso. Se agiti le braccia, fallo lentamente. Se decidi di parlare con l'orso in modo sensato, fallo con una voce calma e bassa. Senza distogliere gli occhi dall'orso, inizia a muoverti lentamente. Non ti farà inciampare e cadere. Non affrettarti o scappare. Anche se a prima vista gli orsi possono sembrare goffi e pesanti, sono sorprendentemente buoni corridori. Inoltre a questi animali piace inseguire la loro preda. Ecco perché se un orso ti si lancia contro, smetti di muoverti del tutto. C'è una leggenda metropolitana secondo la quale le api possono pungere solo una volta. Ma in realtà il problema è che gli aculei delle api sono barbati e possono facilmente attaccarsi alla pelle della loro vittima. L'aculeo rimane incastrato, l'ape non riesce a liberarsi e di solito non sopravvive a un tale incidente. Devi ricordare che le api proteggeranno i loro alveari a prescindere da tutto e possono pungerti anche se stai solo passando di lì. I colori scuri possono rendere le api più aggressive, poiché tali tonalità fanno sembrare le persone simili ai loro nemici naturali. Ecco perché se indossi una maglietta nera, le tue possibilità di essere punto da questi insetti sono maggiori. Se uno sciame di api ti sta seguendo, nasconditi in un luogo chiuso o buio. La mancanza di una corretta illuminazione farà perdere le tue tracce agli insetti. Regole simili valgono anche per gli incontri con le vespe. Uno dei peggiori errori che si possono fare è avere i capelli lunghi sciolti e indossare vestiti scuri. Le vespe sono attratte da oggetti scuri in movimento e sicuramente i tuoi vestiti e capelli rientrano in questa descrizione.
Quindi, se pensi di poter incrociare delle vespe, indossa dei vestiti di colore chiaro e tieni i capelli legati in una coda di cavallo o in uno chignon. Contrariamente alla credenza popolare, immergere una puntura di vespa in aceto o bicarbonato di sodio non aiuta. Invece, applica del ghiaccio sulla zona interessata. I gorilla vengono chiamati i re della giungla e non senza motivo. Sono leader che tendono a proteggere la loro famiglia e il loro territorio. Normalmente non ti attaccheranno se ti comporti in modo normale. Quindi, quando incontri un gorilla, siediti. In questo modo non sembrerai grande e minaccioso, dominando l'animale. Cerca di non fare rumori forti ed evita il contatto visivo diretto. In caso di attacco o avvicinamento, accovacciati a forma di palla. I gorilla sono animali fieri, di norma non attaccheranno i deboli e gli indifesi. Sorprendentemente, un canguro selvatico può rappresentare una seria minaccia per una persona, ma ciò accadrà solo se invadi il territorio dell'animale e quest'ultimo si sente minacciato. Per evitare un conflitto, tossisci. E non è uno scherzo. I tuoi colpi di tosse dovrebbero essere brevi e numerosi. Il canguro lo interpreterà come un segno di malattia e c'è la possibilità che non ti attacchi. Dopodiché, allontanati lentamente. In questo modo sembrerai più piccolo, quindi meno minaccioso. Non girarti e scappare. Fare ciò provocherà solo l'animale. Ricorda che i canguri sono saltatori perfetti, in grado di raggiungerti in pochi istanti. Naturalmente dobbiamo parlare di squali. La buona notizia è che delle diverse centinaia di specie di squali esistenti sulla Terra, solo una dozzina attacca gli umani. Ma se uno squalo si interessasse a te, sarebbe estremamente difficile liberarsene. Per non attirare gli squali, evita che il sangue o altri liquidi corporei finiscano nell'acqua. Gli squali possono percepire gli odori a grande distanza. Inoltre, quando vai a nuotare, togliti gioielli lucidi o altri oggetti riflettenti. Gli squali sono attratti dalle cose lucenti perché le scambiano per le squame dei pesci. Non voltare le spalle a questo predatore e non cercare di scappare nel panico. Sembrerai una preda in questo modo. Muoviti lentamente. Colpire l'animale negli occhi o nelle branchie può solo renderlo più arrabbiato e determinato ad attaccare. Invece, comincia a fare bolle. Sono troppo rumorose per gli squali e a questi animali non piacciono. Se incontri un cinghiale selvatico, sarebbe un errore cercare di sfuggire all'animale saltando in acqua. I cinghiali sono in realtà buoni nuotatori e possono seguirti facilmente se si sentono minacciati. Invece, inizia a fischiettare o a cantare se vedi un cinghiale selvatico che passeggia nelle vicinanze. Se ti trovi di fronte a un leone, mantieni il contatto visivo con l'animale. Non voltare le spalle e non distogliere lo sguardo. Ciò darà al predatore del tempo per attaccare. Cerca di sembrare più ingombrante di quanto tu non sia in realtà. Solleva le braccia e la giacca. Se sembri grande e minaccioso, l'animale cercherà di evitare il confronto. Parla al leone con una voce ragionevolmente alta e sicura. Questo comportamento non è tipico di una vittima. Sconcerterai il predatore, che ti percepirà come una presenza fastidiosa, da cui è meglio stare lontano. Gli elefanti sono animali intelligenti e abbastanza amichevoli, ma è noto che possono attaccare le persone. Questo è particolarmente vero per le madri elefante con i loro cuccioli. Se ti imbatti in un elefante, presta attenzione al suo linguaggio corporeo. Se la proboscide è arricciata e le orecchie sono tirate indietro, potrebbe tentare di attaccarti e schiacciarti. Se l'animale si avvicina, non scappare. Cerca di trovare qualcosa che possa fungere da barriera tra te e l'elefante, un masso o un albero, per esempio. I rinoceronti hanno una cattiva vista. Ecco perché è facile spaventarli e provocarli ad attaccare. La velocità di questi animali può raggiungere i 59 km all'ora, motivo per cui è davvero difficile superarli in velocità. Il modo più infallibile per sfuggire a un rinoceronte è nascondersi dietro un albero. È un serio ostacolo per l'animale. Inoltre, è improbabile che ti segua attraverso cespugli o erba alta. Gli ippopotami possono sembrare carini, ma questa immagine è molto fuorviante. Questi animali possono essere estremamente pericolosi. Nonostante il loro peso, gli ippopotami possono correre a una velocità tra i 28 e i 45 km all'ora. Inoltre è abbastanza facile farli arrabbiare. Quindi se fa molto caldo, cerca di non avvicinarti ai cespugli. Il livello dell'acqua diminuisce durante la stagione della siccità
e gli ippopotami si nascondono nell'erba alta. Per far sì che l'animale ti lasci in pace, arrampicati su un albero, una roccia o una collina ripida. Aspetta lì finché non se ne va. Nonostante l'opinione diffusa, i tori reagiscono al movimento, non al colore rosso, né ad altri colori. Ecco perché se un toro sta correndo verso di te, devi rimanere fermo e dritto. Usa il tuo cappello, la maglietta o altri vestiti che hai a portata di mano come esca. Quando il toro arriva abbastanza vicino, lancia questo oggetto il più lontano possibile da te. Il toro cambierà direzione e seguirà questo nuovo bersaglio. Hai deciso di fare immersioni subacquee per la prima volta. L'acqua è limpida e il sole splende. Fai qualche selfie con i pesci che ti nuotano intorno quando all'improvviso l'oceano diventa nero come la pece. Guardi in su e... Oh mamma, cos'è quell'animale enorme? Non è sicuramente uno squalo né una balena. È una tartaruga. Sì, ma non avere paura, non ti farà del male. Se avessi vissuto sulla Terra circa 72 milioni di anni fa, forse ti sarebbe potuto succedere davvero. Gli scienziati hanno recentemente trovato i fossili di una gigantesca tartaruga marina che poteva raggiungere i 4 metri. Se non hai idea di quanto sia, vediamo alcuni esempi. È una lunghezza media di un ippopotamo, 6 Golden Retriever o 2 Michael Jordan, uno in capo all'altro. Il nome scientifico della tartaruga è un omaggio al mostro marino conosciuto come Leviatano. Forse lo hai già sentito nominare. Il Leviatano è presumibilmente una creatura mitica che inghiottirebbe intere navi o persone considerate avide dalla creatura. Puoi immaginare di essere inghiottito da questa enorme tartaruga marina? Che paura! I fossili di questo gigantesco animale sono stati rinvenuti per la prima volta tra il 2016 e il 2021, nel nord-est della Spagna. Il primo fossile è stato individuato da un escursionista nei Pirenei spagnoli ed era lungo circa 20 cm. Il bacino di questa tartaruga da solo misura circa 89 cm. Sarebbe sicuramente una delle tartarughe più grandi di oggi se non fosse estinta. Le attuali tartarughe marine viventi più grandi possono raggiungere fino ai 2 metri di lunghezza. E ora che dici di un gigantesco scorpione preistorico? Scommetto che la maggior parte delle persone qui non sono grandi fan di queste creature, specialmente dal momento che sono velenose. Ecco perché l'idea di uno scorpione acquatico lungo 3 metri potrebbe essere roba da incubi. Diciamo solo che se non si fossero estinti circa 400 milioni di anni fa, i laghi e i fiumi sarebbero molto più pericolosi oggi. Questi giganteschi aracnidi erano considerati predatori al vertice della catena alimentare al loro tempo, cacciando tutto, dai pesci ad altri animali, anche della loro specie. Ho la pelle d'oca solo a immaginarli. Dovremmo ringraziare l'asteroide che ha colpito il pianeta, forse? Un altro animale preistorico che avrebbe scioccato gli umani se fosse stato ancora vivo è il cosiddetto Megatherium, un bradipo gigante. Si ritiene che questo enorme bradipo fosse lungo fino a 6 metri e il suo peso poteva raggiungere i 3.600 kg. Fu trovato nelle foreste e nelle praterie del Sud America. La creatura era solita stare in piedi su due zampe per raggiungere le foglie sui rami più alti. Questi bradipi giganti avevano enormi artigli che li aiutavano a scalare gli alberi. Mi sento a disagio a immaginare questi bradipi delle dimensioni di un elefante sugli alberi. Oh, naturalmente ci sono anche i dinosauri nella nostra lista di creature gigantesche. Ma ecco un fatto divertente. Sapevi che alcuni sono ancora vivi oggi? Gli scienziati hanno dimostrato che gli uccelli sono classificati come dinosauri teropodi. Creature famose come il T-Rex e il Velociraptor appartenevano a questo gruppo. Sono sicuro che avrai sentito questi nomi anche prima di guardare Jurassic Park. Il Velociraptor è quello spaventoso dinosauro che irrompe in cucina e... Beh, si sono evoluti, si sono fatti crescere qualche piuma e si sono trasformati in varie specie di uccelli attuali. Questo significa che qualsiasi uccello, dai polli al sulapiedi azzurri, è un discendente diretto dei dinosauri. E il nome Spinosauro ti suona familiare? Puoi vedere questo enorme dinosauro in alcuni musei oggi. Intendo i suoi fossili. Lo Spinosauro era uno dei più grandi predatori terrestri sulla Terra. In realtà sulla Terra e nell'acqua, poiché gli scienziati ritengono che questo dinosauro fosse semiacquatico. Si nutriva principalmente di carne, il che significa che gli umani sarebbero la sua preda naturale oggi. Questo dinosauro carnivoro è vissuto circa 90-100 milioni di anni fa. Era lungo circa 18 metri, alto 3,5 metri e pesava fino a 22 tonnellate. La sua testa era grande circa quanto 8 palle da bowling ed era modellata come la faccia di un coccodrillo. Praticamente lo spinosauro era un grande elefante africano con la faccia di un alligatore. Sto scherzando, ma sarebbe divertente, vero? Un dinosauro decisamente più attraente era questo qui. È considerato il dinosauro più grande che abbia mai vissuto sul nostro pianeta. Ciò che lo rendeva così grande erano il suo collo e la sua coda estremamente lunghi. Non saresti voluto mai stare dietro questa creatura, credimi. Se avesse deciso di sventolare la coda, saresti stato catapultato molto lontano.
Questa creatura visse circa 100 milioni di anni fa e i suoi fossili furono trovati per la prima volta in Argentina intorno al 2012. Il dinosauro misurava 36,5 metri dalla testa alla coda, il che lo rendeva quasi grande quanto un campo di football americano in larghezza. E ho menzionato che pesava quasi quanto uno shuttle. 75 tonnellate. Impressionante. Se fosse stato carnivoro, probabilmente sarebbe stato il più grande predatore al mondo. Ma era un pacifico erbivoro, con un collo così lungo da poter mangiare le foglie sugli alberi più alti. Carino, giusto? Dobbiamo anche parlare dello Shastasauro. Come suggerisce il nome, questo animale è noto popolarmente come la lucertola del Monte Shasta, anche se era un rettile marino e probabilmente non ha mai messo piede sulla montagna stessa. Questo dinosauro era lungo circa 7 metri, ma c'era una specie che poteva raggiungere i 21 metri, circa le dimensioni della grande balenottera azzurra. Questo lo rendeva il più grande rettile marino mai vissuto. Una curiosità riguardo lo Shastasauro è che gli scienziati credono non avesse denti, il che significa che poteva nutrirsi solo di prede a corpo morbido, ad esempio i calamari. Il prossimo animale nella nostra lista è la balenottera azzurra, che tu ci creda o no, l'animale più grande della Terra in realtà è nato con dimensioni ridotte. Oggi una balenottera azzurra adulta può raggiungere in media fino ai 30 metri di lunghezza e pesare fino a 200 tonnellate, più o meno il peso di 40 elefanti messi insieme, o 30 T-Rex, o 2670 persone. Le balenottere azzurre devono mangiare fino a 50 milioni di calorie al giorno per sostenere quel corpo, ovvero circa 30.000 Big Mac. Ma le balenottere azzurre non sono sempre state così grandi. In realtà si sono evolute da un mammifero a quattro zampe che viveva sulla Terra circa 48 milioni di anni fa. Il loro antenato si chiamava Pachycetus ed era lungo solo 2 metri. Ecco un fatto curioso. Per poter vivere nell'acqua oggi, la balenottera azzurra ha dovuto subire intense trasformazioni. Una balenottera azzurra può sostituire fino all'80-90% dell'ossigeno nei suoi polmoni ogni volta che respira. Un umano ne sostituisce solo fino al 15% per fare un confronto. Questo consente a questi animali di immergersi per un'ora alla volta fino all'impressionante profondità di 100 metri. Gli elefanti dovevano necessariamente essere in questa lista. Quelli africani sono attualmente i più grandi animali terrestri. Possono crescere fino a circa 4 metri di altezza e pesare fino a 7 tonnellate. Sembra poco se lo confrontiamo con altri animali che vivevano sulla Terra, giusto? Ma se posizioniamo un umano alto 1,80 m accanto a un elefante, vedremo che non è poco. Gli elefanti africani sono più grandi di quelli asiatici e hanno una durata di vita simile a quella degli umani, fino a 70 anni. I Pokémon potrebbero averci fatto sapere che le salamandre fossero dei veri draghi, ma non lo sono. Rimangono interessanti, però. Esiste una specie gigante che è nota come l'anfibio vivente più grande. Può crescere fino alle dimensioni di un umano medio, raggiungendo i 2 metri. Scommetto che non sarebbe un incontro subacqueo piacevole. Ci sono squali che brillano al buio, ad esempio i Cephaloscillium ventriosum, che vivono nelle oscure profondità dell'oceano, a quasi 518 metri sotto la superficie. Nessuno sa esattamente perché, ma emettono un bagliore fluorescente che solo gli altri squali della stessa specie possono vedere. Gli scienziati hanno rilevato il bagliore perché hanno usato filtri che bloccavano la luce gialla e ritengono possa essere il modo in cui questi squali comunicano tra loro. Questo bagliore aiuta gli squali a combattere le infezioni a livello microbico. I molotri hanno password segrete che usano per riconoscersi. Sono un tipo specifico di uccello parassita perché depongono le uova nei nidi di altre specie di uccelli. I giovani molotri hanno un meccanismo interiore per riconoscere il canto della loro specie, come una sorta di password segreta che solo loro conoscono. È così che riescono a trovare gli altri esemplari della loro specie. I grizzly hanno un morso incredibilmente forte. Possono sembrarti carini, ma se sei vicino a uno di loro, faresti meglio a stare fuori dalla portata dei suoi artigli affilati e soprattutto della sua bocca. La forza del suo morso è di oltre 8 milioni di pascal. Praticamente può schiacciare una palla da bowling. Alcuni animali hanno strisce profonde anche nella pelle, mentre altri più superficiali. Le tigri sono nel primo gruppo. Hanno pelle e pelliccia a strisce e idem i grandi felini pelosi, come i leopardi delle nevi. Le giraffe e le zebre sono nel secondo gruppo perché hanno strisce solo sulla pelliccia. A proposito di zebre, pensi che siano nere con strisce bianche o bianche con strisce nere? All'inizio si pensava fossero bianche con strisce nere, ma le loro strisce nere terminano principalmente verso l'interno delle zampe e sul ventre, mentre il resto è bianco. Quindi sono nere con le strisce bianche.
Il loro pelo, sia quello bianco che quello nero, cresce da follicoli che hanno delle cellule chiamate melanociti. Tutti gli animali hanno queste cellule che producono un pigmento chiamato melanina, che dà colore a peli e pelle. Nelle zebre questi messaggeri chimici inviano il pigmento a specifiche aree del pelo. Ecco perché le zebre sono bianche e nere. Il bianco in realtà non è un pigmento, è assenza di melanina. Quindi il nero è il loro colore predefinito. I koala hanno impronte così vicine alle nostre che potrebbero persino contaminare scene del crimine. Non sembra abbiano altro in comune con gli esseri umani, ma dai un'occhiata più da vicino alle loro mani. Hanno anelli e archi distintivi, quindi se qualche koala volesse fare qualcosa di illegale, sarebbe meglio che indossasse i guanti. I granchi fantasma ringhiano quando si trovano vicino ad essere minacciosi e lo fanno usando i denti dello stomaco. Innanzitutto dimostrano che si difenderanno se provi a farti del male, mostrando i loro artigli. Se non funziona, iniziano ad emettere dei ringhi terribili come quelli dei cani. Il ringhio proviene dallo sfregamento dei loro 3 denti allungati all'interno dello stomaco. I granchi fantasma fanno lo stesso rumore quando tritano il cibo. A proposito di denti, sapevi che le zanne di narvalo sono in realtà una sorta di dente sia esterno che interno? A differenza della maggior parte delle altre balene, i narvali hanno questa grande zanna o dente che cresce dall'interno della mascella, che possiede fino a 10 milioni di terminazioni nervose non protette, quindi la sua zanna è molto sensibile a qualsiasi tipo di contatto. È quasi come un pezzo di pelle, le zanne di solito non hanno molte terminazioni nervose. Circa il 95% degli esseri umani è destrorso, ed è così anche per i delfini tursiopi. Addirittura tra loro ci sono più destrorsi che tra gli esseri umani. Durante una ricerca, gli scienziati hanno scoperto che i delfini tursiopi si girano sul lato sinistro oltre il 99% delle volte, il che significa che sono destrimani. Puntano il lato destro e l'occhio destro verso i fondali oceanici mentre cercano prede come calamari, gamberetti o pesci più piccoli. Altre curiosità interessanti dall'oceano. Lo sapevi che le megattere usano le bolle quando inseguono la loro preda? Potresti pensare che non abbiano bisogno di nessun escamotage per quanto sono grandi. Ma quando sono in agguato in cerca di prede in acque aperte, queste balene si alleano e usano una tecnica chiamata rete a bolle. Mentre nuotano in una spirale ascendente, soffiano bolle sott'acqua. Queste bolle rendono difficile la fuga dei pesci. Le prove più antiche che abbiamo di gatti domestici risalgono a 12.000 anni fa. I ricercatori lo scoprirono quasi 20 anni fa mentre scavavano in un antico villaggio di Cipro. Hanno rinvenuto ossa di gatto proprio accanto a quelle umane, il che suggerisce che fossero vicini anche quando le loro vite sono giunte al termine. Gli esseri umani erano cacciatori, quindi prima addomesticarono i cani, circa 29.000 anni fa. I cani li aiutavano a catturare altri animali, ma non pensavano di aver bisogno di gatti finché non hanno iniziato a sistemarsi e a immagazzinare i raccolti in eccesso. I topi sono diventati ospiti abituali nei negozi di grano, quindi i gatti erano utilissimi a quei tempi. Le pulcinelle di mare si grattano in un modo abbastanza curioso. Saranno sicuramente orgogliose dei loro splendidi becchi, ma per loro non grattano abbastanza. I ricercatori hanno osservato che per grattarsi questi animali prendono dei bastoncini di legno. C'è un tipo speciale di formiche che vive solo in una piccola parte di Manhattan. The Broadway Medians at 63 and 76 Street è la zona che queste minuscole creature hanno ritenuto essere il posto migliore per loro. La formica Manhattan sembra provenire dall'Europa, ma nessuna specie europea può effettivamente eguagliarla. Ehi, Potterhead, ci credete se vi dico che esiste una rana di cioccolato? Beh, non è veramente di cioccolato, ma lo sembra. La Nuova Guinea e l'Australia non sono sempre state separate. Sono state unite per milioni di anni, finché circa 12.000 anni fa l'innalzamento del livello del mare le ha divise. Essendo state unite per così tanto tempo, alcuni animali e piante abitano ancora entrambe le aree, comprese le raganelle verdi. Queste rane si sono diffuse in lungo e largo e alcune di esse, quelle che vivono in regioni calde e paludose circondate da molti coccodrilli, sembrano davvero di cioccolato. Conosciamo tutti i fenicotteri per il loro colore rosa, ma in realtà non nascono così. Nascono grigi e rimarrebbero di questo colore se la loro alimentazione non fosse a base di alghe blu, verdi e gamberetti. Questi alimenti hanno un colorante naturale specifico che rende le piume di fenicottero rosa col tempo. Quando i cuccioli di diavolo della Tasmania crescono e lasciano le loro mamme, socializzano tra di loro formando legami che durano per il resto della loro vita.
Non sono solo loro a farlo, anche le mucche hanno legami sociali più forti di quanto pensiamo. Amano socializzare e stringono amicizie durature. Una ricerca ha anche scoperto che la loro frequenza cardiaca aumenta significativamente come segno di stress quando sono lontane dai loro migliori amici. Immagina di poterti semplicemente congelare durante le fredde giornate invernali invece di sbattere i denti e serrare ancora di più la giacca. Questo è ciò che possono fare le rane. Le rane acquatiche per lo più vanno in letargo sott'acqua e trascorrono la maggior parte dell'inverno sul fondo di uno stagno, di un lago o di qualche altro specchio d'acqua. I rospi e le rane sono generalmente animali a sangue freddo, il che significa che la temperatura del loro corpo assume la temperatura dell'ambiente circostante. Quindi le rane possono congelarsi durante l'inverno a causa dell'elevata concentrazione di zucchero o glucosio nei loro organi vitali. Una volta scongelate, continuano a vivere come se nulla fosse. I polpi hanno tre cuori e sangue blu. Possono muoversi a velocità di 40 km orari e spruzzano inchiostro che non solo offusca il campo visivo del predatore, ma lo danneggia anche. Inoltre hanno 9 cervelli, quello centrale e poi 8 più piccoli situati nei tentacoli. Ecco perché riescono ad aprire un molluscolo di tentacoli mentre il cervello centrale è impegnato a fare qualcos'altro. I polpi possono anche sentire con i loro tentacoli perché sono formati da cellule che permettono di toccare e sentire le sostanze chimiche prodotte dalle creature marine. È così che i polpi distinguono le prede dalle rocce. Leoni, cani, gatti. Tutti dormono in posizioni abbastanza comode, cosa che non fanno le balene. Assomigliano a gigantesche pagnotte galleggianti. Un subacqueo ha per caso visto questa scena nel mare dei Caraibi. 6 balene stavano in verticale, con la coda rivolta verso il basso a una profondità di circa 20 metri sotto la superficie. Gli scienziati hanno scoperto che quando i capodogli fanno un pisolino rimangono in questa posizione per 10-15 minuti. Non si muovono e non respirano. Queste creature passano solo il 7% del loro tempo dormendo, molto meno degli altri mammiferi. Di solito si riposano o rilassano in acqua, nuotando lentamente accanto ad altri animali marini. Se si muovono e dormono allo stesso tempo, in realtà stanno facendo un pisolino. Questi animali non possono andare troppo in profondità e hanno bisogno di stare vicini alla superficie. Gli squali bianchi dormono e cacciano a profondità maggiori, una cosa in meno di cui preoccuparsi mentre si fa un pisolino veloce. Inoltre, più si va in profondità, più le temperature si abbassano. Le balene hanno bisogno di ambienti caldi per mantenere costante la temperatura dei loro grandissimi corpi. Quando sono soli, i delfini entrano in una fase di sonno profondo. Di solito avviene di notte e dura poche ore. Durante il sonno l'animale galleggia in superficie, spegne metà cervello insieme all'occhio opposto. L'altra metà è attiva a un basso livello di allerta e pronta a reagire se qualche visitatore indesiderato dovesse avvicinarsi. La parte sveglia del cervello invia dei segnali quando è il momento di salire in superficie per prendere una boccata d'aria fresca. I mammiferi marini hanno un caratteristico sfiatoio, è un lembo di pelle che possono aprire e chiudere quando vogliono. Gli umani respirano automaticamente, il tuo corpo sa cosa deve fare quando dormi, ma le balene e i delfini hanno un sistema di respirazione volontario, ciò significa che devono andare in superficie per prendere aria. Una parte del loro cervello deve essere sempre sveglia per avvisare l'animale che è ora di salire. Balene e delfini possono trattenere il respiro molto più a lungo di altre specie, hanno anche una maggiore tolleranza per l'anidride carbonica e possono incamerare molta più aria. Anche i loro globuli rossi immagazzinano più ossigeno. Il sangue di balene e delfini viene destinato alle parti del corpo che hanno bisogno di ossigeno. Per nuotare una balena usa il cervello, il cuore, le pinne e altri muscoli. In quel preciso momento, quelle saranno le uniche parti a ricevere ossigeno. Altre funzioni come la digestione possono essere messe in pausa. L'oceano non è un luogo dove potersi rilassare e addormentare tranquillamente. Durante il sonno i pesci riducono la loro attività, il loro metabolismo rallenta. Alcuni galleggiano nello stesso punto, altri trovano un posto più sicuro tra i coralli o nel fango. Appena nati i delfini imparano a fare un fischio distintivo che aiuta gli altri del loro branco a identificarli. Questi fischi quindi rappresentano i loro nomi e gli altri delfini lo sanno. Le vongole hanno i piedi. A volte vediamo una grande lingua che sporge dal guscio. È il piede della vongola. È relativamente lungo rispetto alla lunghezza dell'animale. Le vongole usano questo arto per nascondersi nella sabbia ed è molto importante per loro. La balenottera azzurra è il più grande animale vivente e anche più grande della maggior parte dei dinosauri.
Questi animali possono superare i 30 metri di lunghezza e pesare quasi 200 tonnellate, ovvero quasi quanto 50 elefanti adulti. La sola lingua può pesare più di un elefante solo. Un tale gigante ha bisogno di mangiare molto, mezzo milione di calorie in un solo boccone. Il cuore della balenottera azzurra è grande come una piccola auto e pesa 590 kg. Per muovere il sangue in un corpo così gigantesco, i battiti del cuore sono così forti da sentirsi a 3 km di distanza. Il cuore di una balena batte solo 8-10 volte al minuto. La balena è una delle creature più rumorose in circolazione. Il suo richiamo può arrivare fino a 180 decibel, quanto un aereo a reazione. Quasi il 95% del corpo delle meduse è fatto d'acqua. Il corpo umano è composto per il 60% d'acqua. Probabilmente non è una sorpresa, dato che le meduse non hanno cuore, sangue, occhi e cervello. L'altro 5% del loro peso corporeo è costituito da proteine, muscoli e cellule nervose. Le meduse esistono da più di 500 milioni di anni. Sono più vecchie dei dinosauri, sì. Queste creature non sono cambiate molto. Le meduse di oggi sono molto simili ai loro antenati. Normalmente vivono nell'oceano, ma nel 1991 più di 2000 polipi di medusa sono stati portati nello spazio. Gli scienziati volevano vedere come avrebbero reagito in un ambiente senza gravità. Le meduse si sono riprodotte e hanno creato 60.000 nuovi polpi, che però non è stato possibile reinserire nel loro habitat. Una specie di medusa può letteralmente vivere per sempre. Quando invecchia, la creatura scende sul fondo del mare per diventare di nuovo un polipo. E quel polipo si trasforma in una nuova medusa con la stessa genetica. Gli squali della Groenlandia possono vivere 500 anni. È il vertebrato più longevo al mondo. I capodogli sono creature socievoli, passano tutta la vita circondati dalla loro famiglia. Questi animali si sostengono a vicenda e hanno amici stretti che ricordano molto bene, anche se non si vedono per molto tempo. Le anguille elettriche hanno occhi molto piccoli che non li aiutano in ambienti poco illuminati, di conseguenza si affidano principalmente ai loro organi elettrici, che consistono di circa 6.000 cellule. Le anguille ci immagazzinano energia come le batterie. Queste creature usano l'elettricità come i pipistrelli usano i loro radar o i delfini il sonar. Un'anguilla può anche produrre abbastanza elettricità da alimentare un pannello di lampadine. C'è un piccolo pesce arciere tropicale che può riconoscere i volti umani. Questo pesce ha un'interessante capacità di emettere piccoli getti d'acqua dalla bocca. I ricercatori hanno mostrato al pesce le immagini di due diversi volti messi uno accanto all'altro. Uno era sconosciuto e l'altro familiare. Il pesce doveva sputare acqua su quello familiare. La creatura ha indovinato più dell'80% delle volte. Ogni anno in inverno i grandi squali bianchi della costa californiana scompaiono. Si prendono 30-40 giorni di vacanza e si dirigono in una zona a metà strada tra le Hawaii e il Messico. Magari lo fanno per procurarsi del cibo, rilassarsi o per incontrare i loro amici che vivono altrove. Questo tratto di mare è ora chiamato White Shark Café. Alcuni tipi di squali come i mako, gli squali balena o gli squali bianchi respirano in un modo particolare che li obbliga a nuotare continuamente. Devono muoversi veloci e con la bocca aperta. In questo modo l'ossigeno può entrare e raggiungere le loro branchie. Le spugne marine sono tra le specie più vecchie giunte fino ad oggi. Sono immobili, non hanno bocca, occhi, ossa, cervello, cuore, polmoni o altri organi. E nonostante ciò, sono vive. Esiste un unicorno marino. È un animale chiamato narvalo. Il suo corno è in realtà un dente che può crescere fino a 3 metri di lunghezza. I lamantini, conosciuti anche come mucche di mare, sono lontani parenti degli elefanti. Possono arrivare a pesare anche 450 kg. Sono vegetariani e hanno bisogno di mangiare circa il 10% del loro peso totale al giorno. In alcuni casi i lamantini condividono lo spazio con gli alligatori, con cui vanno abbastanza d'accordo. In rete è possibile vedere una foto in cui un alligatore è adagiato sulla schiena di un lamantino. I pesci rana hanno speciali pinne che li aiutano a camminare sulla sabbia. Sono molto utili in acque poco profonde. Un pesce ago fantasma è difficile da vedere, ma una volta individuato rimarrai sorpreso. La sua testa costituisce più del 40% del suo corpo. I granchi non perdono tempo nel mettere il cibo in bocca. È per questo che lo assaggiano con i piedi, dove si trovano le loro papille gustative.
Le iguane marine sono le uniche lucertole del nostro pianeta che amano passare il tempo nell'oceano, pur vivendo sulla terraferma. Sono erbivori che si nutrono in acque poco profonde e nuotano come serpenti. Usano i loro lunghi artigli per aggrapparsi al fondo quando devono brucare. Le tartarughe verdi possono percorrere oltre 2200 km durante la migrazione, alla ricerca di un punto ideale per deporre le uova. I pinguini volano sott'acqua, raggiungendo una velocità di 40 km orari. Più di 500 milioni di anni fa, l'ho sentito dire, io non c'ero, i vermi delle profondità marine e gli esseri umani avevano un antenato in comune. Ancora oggi, condividiamo il 70% dei nostri geni con queste creature e con le stelle marine, i calamari e i polpi. Gli oceani coprono più del 70% del nostro pianeta e oltre l'80% è inesplorato. Si stima sia abitato da più di un milione di specie, ma non ci sono solo animali. Ben 3 milioni di relitti navali giacciono sul fondo dell'oceano e nascondono storie misteriose ancora da scoprire. Il megalodonte era uno dei mostri più grandi e feroci sul pianeta. Aveva mascelle potenti, denti affilati come rasoi ed era enorme. Tuttavia, che verso faceva? Immagina di sentire il suo ringhio propagarsi nell'acqua sotto forma di vibrazioni sonore. Il suo ringhio somigliava al nulla. Sì, perché il megalodonte non emetteva alcun suono. Era uno squalo e gli squali non hanno organi che producono suoni. Era silenzioso. A ogni modo, nonostante fosse muto, lo avresti comunque percepito. Vieni con me. Ora sei sott'acqua. Stringi il pugno, alza la mano e abbassala rapidamente. Ora immagina che ci sia un grande sottomarino al posto del tuo pugno e di sentire l'acqua scorrere sulla superficie liscia dello scafo. Ecco che suono faceva il megalodonte. Quando questo mostro nuotava in superficie e apriva le fauci, suonava come una cascata. Inoltre, lo squalo gigante nuotava ad alta velocità e quando l'acqua passava attraverso la sua bocca e le branchie, aveva il suono di un fiume in piena. Un fiume veloce e potente. Il megalodonte non aveva voce, ma emetteva il suono spaventoso dell'acqua che gli scorreva attraverso. Altri pesci antichi emettevano suoni, ma non li avresti sentiti. Balene, delfini e i loro lontani antenati non contano perché sono mammiferi. I pesci comunicavano a frequenze che l'orecchio umano non poteva captare. E ancora oggi hanno questa capacità. Nella maggior parte dei casi l'oceano era ed è un posto tranquillo. Dunque usciamo dall'acqua e vediamo cosa accade sulla terraferma. Grazie alla moderna tecnologia, gli scienziati possono analizzare i suoni di molti animali antichi. Grazie alla tomografia computerizzata, hanno scoperto che alcuni dinosauri avevano delle tasche nei loro crani. Usavano quei labirinti per riprodurre un'ampia gamma di suoni e regolare la temperatura corporea. E siamo anche riusciti a sentire il suono che emettevano. Un antico uccello vissuto 79-145 milioni di anni fa, il Vegavis, emetteva un verso simile ad alcuni uccelli da cortile, come le anatre e le oche. Ma si pensa che questa antica creatura starnazzasse in modo molto più spaventoso. Gli scienziati lo hanno scoperto grazie al fossile di siringe che hanno scoperto nel 2016 in Antartide. È il più antico organo vocale conosciuto. Aiutava il Vegavis a emettere il verso sia dalla sinistra che dalla destra della siringe. Pensa al verso di un'anatra o un'oca e aumenta il volume più volte. Ecco il verso di quell'antico uccello. Lo pterodattilo invece non era capace di emettere versi simili a quello del Vegavis perché non aveva la siringe. Questi mostri alati potevano ringhiare, sibilare e digrignare il becco. E si sentiva anche forte. Il cranio dello pterodattilo era leggermente più lungo di un giocatore di basket. Immagina il rumore che faceva quando digrignava il suo potente becco. Quella specie di schiocco poteva assordare e spaventare altre creature vicine. Probabilmente già conosci il verso del tirannosauro perché l'hai sentito nei film. Tra migliaia di altri suoni riconosceresti al volo questo ruggito prolungato che assomiglia un po' a una motosega, a un aspirapolvere e a un clacson insieme. Per dirla tutta, questo ruggito somiglia molto ai suoni naturali che emetteva realmente.
Grazie alla moderna tecnologia e alcuni resti ben conservati, gli scienziati sono riusciti a simulare il verso di questi antichi animali. Immagina di caricare i dati di un T-Rex in un programma e di sentire il suo ruggito intimidatorio. Premi play e... senti una specie di pip. Il ruggito del Tyrannosaurus Rex era più simile a quello degli uccelli che dei mammiferi. Ma non era solo un bip. Usava le narici per ruggire, non la bocca. Il suono proveniva dal petto e somigliava a una sirena molto bassa. Poteva addirittura essere più spaventoso rispetto a quanto sia nei film. Era più forte di tutte le trombe in un'orchestra sinfonica e emetteva questo suono dal naso. Non si sa con certezza se potesse ringhiare dalla bocca. Avrai anche sentito il suono che emettevano i dinosauri dal collo lungo nei film. I loro richiami somigliano a quelli degli elefanti, qualcosa tra un sassofono e un clacson. Ma in realtà queste creature sussurravano. Infatti, quasi tutti i mammiferi emettono suoni grazie al nervo laringeo. Questo nervo scorre lungo il collo, poi gira intorno ai vasi sanguigni del torace e torna alla laringe. In pratica, il cervello emette un segnale acustico che scende lungo il corpo, risale e viene rilasciato dalla bocca. E pensa a quanto lunghi erano i colli di questi dinosauri, in media quanto un edificio di 5 piani. E il segnale vocale acustico doveva percorrere una distanza di 10 piani. Ci voleva tantissimo tempo per percorrerla e questo influenzava sul suono emesso. Quindi, quando volevano emettere un suono, si limitavano a sibilare. Probabilmente suonavano come una vipera gigante. Tra tutti i dinosauri, però, gli scienziati sono riusciti ad ottenere il verso migliore dal Parasaurolophus. Questo dinosauro erbivoro si riconosceva dalla lunga cresta sulla parte posteriore della testa. Nei film, questo dinosauro la usava per difendersi o attaccare i suoi nemici. Alcuni scienziati credono che la usasse anche per far cadere la frutta e le foglie dagli alberi. Altri pensano che gli servisse per sentire gli odori. Tuttavia si è scoperto che oltre all'autodifesa e al combattimento, usavano la cresta per emettere suoni spaventosi in chiavi diverse. Gli scienziati sono riusciti a replicarli con grande precisione, grazie alla struttura di tessuti duri. Quasi tutti gli esseri viventi che hanno voce usano gli organi molli per emettere suoni. E questi tessuti molli si decompongono rapidamente dopo la morte. Invece il Parasaurolophus aveva dei tessuti duri. Quando hanno trovato il suo cranio, hanno notato dei tubi che conducevano dalle narici alla cresta e tornavano indietro fino alle narici. Era come un cromorno, uno strumento musicale a fiato ricurvo. Questa particolarità ha dimostrato che il dinosauro usava la cresta per amplificare i versi che faceva. La cresta gli permetteva di strombazzare in modo che i suoi simili potessero sentirlo. Emetteva dei ronzii a frequenze basse e alte. Sarebbe un po' come mescolare un sassofono, una tromba, il verso di un'oca, un clacson, basse frequenze e poi aumentare il volume più volte. Ecco il verso del Parasaurolophus. Diciamo che somigliava un po' a come suonava la mia banda in quarta elementare. Puoi anche ascoltare diverse sfumature e timbri di questo dinosauro su internet. Emetteva rumori dai toni diversi per creare complesse connessioni sociali. Potevano comunicare, identificarsi, avvisare di un pericolo o, al contrario, segnalare intenzioni amichevoli. Abbiamo sentito i versi di alcuni antichi rettili, ma che dire degli insetti antichi? Ovviamente non avevano le corde vocali. Usavano l'attrito tra diverse parti del corpo. Guarda i grilli moderni che friniscono con le ali. Su un'ala ci sono delle piccole tacche e sull'altra dei raschietti. Prendi un pettine di plastica e passa la punta del dito sui denti. I grilli emettono i loro versi secondo lo stesso principio. Le loro ali vibrano e rilasciano nell'aria una serie di onde sonore. Ma il frinire di un antico grillo selvatico era molto diverso da quello di uno moderno, poiché era molto più rumoroso. Il suono era più come un fischio. Con l'aiuto delle onde ad alta frequenza, poteva comunicare in segreto, come se stesse usando un canale radio privato. Con un suono simile, difficilmente saresti in grado di addormentarti. I grilli moderni non sono così rumorosi, poiché usano frequenze più alte. Le onde più acute non si propagano molto lontano, riducendo il rischio di essere captati da un pipistrello. Immagina ora tutti i suoni di un'antica giungla. Il forte frinire dei grilli ti stordirebbe.
Poi sentiresti il sibilo di un brachiosauro. Il verso degli pterodattili in cielo somiglierebbe a una tempesta di tuoni. Dopo, da qualche parte nella giungla, sentiresti strombazzare. Sono i parasaurolofi che comunicano tra loro. E infine, quella specie di sirena del tirannosauro ti terrorizzerebbe. Con tutto questo caos non troveresti mai un po' di pace. Fortunatamente però, gli umani sono apparsi milioni di anni dopo. E a proposito di umani, gli scienziati sono riusciti a scoprire e a capire quali suoni emettevano i nostri antenati. Hanno esaminato attentamente bocca, naso e gola degli antichi Neanderthal. Le loro voci erano simili alle nostre, ma la gamma fonetica di un Neanderthal adulto era la stessa di un bambino di 2-3 anni. Era un po' come mormorare senza emettere suoni consonantici. Grazie allo studio dei loro crani, sono riusciti a ricreare con precisione il verso dei Neanderthal, ma nel 2007 gli scienziati hanno estratto dei campioni di DNA dalle loro ossa. Hanno trovato una variazione del gene che corrisponde al linguaggio umano. Gli scienziati credevano che i Neanderthal combattessero contro l'Homo sapiens, cioè i nostri antenati diretti, e al termine del conflitto si estinsero. Tuttavia, questi geni indicano che potrebbero esserci altre connessioni tra loro. Forse i Neanderthal capivano il linguaggio degli Homo sapiens ed erano in grado di pronunciare alcune parole. È una giornata normale. Come al solito fai la doccia prima di prepararti per il lavoro. Tutto sembra andare come previsto, ma un movimento maldestro, un po' d'acqua versata sul pavimento e ti ritrovi ad agitare le braccia in aria e il corpo che si avvicina pericolosamente al suolo con una velocità spaventosa. Tutto diventa nero. La prima cosa che senti è un suono acuto nella testa. Ai! La testa! Ti alzi con cautela. Non c'è sangue, ed è un bene. Ancora meglio, il rumore fastidioso cessa bruscamente. Tenendoti la testa esci dal bagno e quasi inciampi nel tuo gatto Milo. Lui soffia e poi senti chiaramente una voce nella testa. Sfigato e imbranato! Eh? Ti giri spaventato, ma non vedi nessuno. Ci sei solo tu e... Milo? Probabilmente hai sbattuto la testa più di quanto pensassi. Fai spallucce e ti dirigi verso la cucina. Milo ti segue. Senti un brontolio incessante. Perché lui può dormire in camera da letto e a me è vietato? Perché non ho ancora avuto il mio cibo? Questa creatura di pelle è troppo pigra. Devo graffiare il divano o lasciare un topo sul suo cuscino? Il primo pensiero che ti viene in mente è... Abbiamo dei topi in casa. Il secondo è più pertinente. Sto perdendo la testa, fantastico! Quasi in automatico versi del latte nella ciotola di Milo e ne riempi un'altra con del cibo secco. Il gatto sembra non essere soddisfatto della tua velocità, considerando il suo... Oh, per carità, muoviti, umano! Ok, ora devi convivere con la consapevolezza che il tuo amato gatto Milo ha in realtà la personalità di un vecchio brontolone. Decidi di chiuderti di nuovo in bagno perché cominci a sentirti sopraffatto. Ti siedi pesantemente sul coperchio del water e sobbalzi quando senti qualcuno discutere ad alta voce. Dopo esserti guardato intorno scopri che, a quanto pare, in casa tua non ci sono solo topi ma anche scarafaggi. Grandioso! Fissi un paio di questi insetti che sembrano litigare, o almeno uno di loro sta accusando l'altro di... Aspetta, cosa? Tradimento! Hai sentito abbastanza. Stai per uscire di corsa dal bagno quando senti un bang! In salotto trovi il tuo gatto sul pavimento sotto un vaso di fiori distrutto. La cosa peggiore? Sembra che sia davvero ferito. Non smette di piagnucolare e miagolare. Fa male! Fa male! La mia zampa! Ai, ai! Non posso non graffiare il divano oggi! Prendi Milo, lo infili nel trasportino, ehi attento tu sacco di pelle, e ti dirigi verso la clinica. Durante il tragitto devi concentrarti molto per bloccare il rumore delle innumerevoli voci che ti assalgono. La sala d'attesa è piena, si prospetta una lunga giornata. Mezz'ora dopo la tua testa è pronta a esplodere. Hai scoperto che quel pitone è sospettosamente interessato al criceto che una ragazza nell'angolo stringe al petto. Così grasso, così gustoso... Il criceto è preoccupato per la sua scorta di noci. Dove le ho nascoste? Dove? Un cagnolino arrivato con una signora anziana è in ansia per gli aghi. Se quel coso appuntito mi si avvicina ancora una volta se ne pentiranno. Distruggerò tutti. Finalmente arriva il tuo turno. La veterinaria ti invita nel suo studio e tu fai per prendere Milo quando un giovane dall'aria disperata irrompe nella stanza. Il mio cucciolo! Che cos'ha? La veterinaria ti guarda con aria di scuse, ma tu sei concentrato sul cucciolo. Sembra debole, ma riesci a capire le parole. Cioccolato! Gnam! Quando dici alla veterinaria e al padrone ansioso che il cane ha mangiato del cioccolato, che in pratica è veleno per i cani, ti guardano straniti e scompaiono nello studio medico. Poco dopo, l'uomo esce con in braccio il cane che sembra stare molto meglio. Quando se ne vanno, la veterinaria si rivolge a te. Come ha fatto a capire che il cane aveva mangiato cioccolato? Oh, cavolo!
Decidi che la sincerità è la strategia migliore e dici alla veterinaria che puoi capire quello che dicono gli animali. Naturalmente la veterinaria non ti crede. Provi a convincerla e alla fine, con l'aiuto di due altri cani, Milo e un anziano scoiattolo, riesci a farti credere. Quando torni a casa ti gira la testa e hai una gran fame. Non riesci a pensare ad altro che a uova fritte e pancetta. Gnam! Aspetta, pancetta? Ma è... Oh oh, a quanto pare da oggi sei vegano. In ogni caso, è allora che inizia tutto. Non sai come sia successo, ma sei diventato famoso. La mattina dopo un forte rumore ti sveglia e non sembra che siano animali parlanti. Guardi fuori dalla finestra e vedi una folla di persone riunite intorno a casa tua. Alcuni sono giornalisti, ma altri sono proprietari di animali venuti a chiederti aiuto. Milo non è felice. Brontolando senza sosta e chiamandoti, ti morde la gamba e si ritira sotto le scale. Tu esci di casa per parlare con la gente e rispondere alle domande dei giornalisti. La sera sei esausto ma felice. Oggi hai salvato diversi animali con gravi problemi fisici e psicologici che i proprietari non riuscivano a risolvere da soli. Sdraiato a letto al buio, pensi a come utilizzare la tua abilità. È allora che il tuo piano prende forma. Ben presto diventi lo specialista di cura degli animali più rinomato al mondo. Li ascolti parlarti dei loro problemi, li fai uscire dalla depressione e li aiuti a risolvere le incomprensioni con i loro proprietari. Vari programmi televisivi ti invitano per delle interviste. Il tuo canale YouTube ha sempre più visualizzazioni. Le persone ti riconoscono per strada e ti chiedono delle foto. Viaggi per il mondo, aiuti le specie in pericolo e tieni conferenze. Apri cliniche veterinarie in tutto il globo e inviti i migliori professionisti a lavorarci. Non ti senti mai solo. C'è sempre qualcuno con cui parlare o da ascoltare. Almeno qualche uccello quando passeggi nel parco o qualche pesce quando hai un raro momento di riposo sulla spiaggia. Allo stesso tempo, ti rendi conto di quanti animali implorano aiuto senza che nessuno li senta. Decidi di assumere il ruolo di loro portavoce. Ora non sei famoso solo nel mondo degli umani, ma anche in quello degli animali. Te ne sono grati e, in cambio, iniziano a informarti di diversi disastri naturali che stanno per verificarsi sul pianeta. Si sa che gli animali sono in grado di prevedere i terremoti o le eruzioni vulcaniche. Se prima le persone dovevano sforzarsi di notare un comportamento insolito di certe specie, ora gli animali ti passano semplicemente informazioni su ciò che sta per accadere e dove. Con il tempo ti accorgi di passare meno tempo tra le persone e più tempo con gli animali. Insieme progettate campagne contro gli zoo, i circhi e altri luoghi in cui gli animali sono tenuti contro la loro volontà. E poi un giorno accade l'impensabile. Stai tornando a casa quando un furgone nero si ferma accanto a te. Alcuni uomini a volto coperto ti afferrano e ti spingono nel furgone. Le portiere si chiudono alle tue spalle. All'interno scopri che diverse persone influenti non sono contente della tua attività. Capisci che questo viaggio non finirà bene. Gli uomini ti bendano e ti conducono da qualche parte. Ma a un certo punto perdi l'equilibrio e sbatti la testa contro qualcosa. Con forza. Apri gli occhi. Milo è in piedi sopra di te e guarda il tuo corpo disteso con indifferenza. Poi accade la cosa più terribile. Miagola quella che sembra un'intera frase. Si gira ed esce dal bagno. E tu? Tu non hai capito un miagolio di quello che ha detto. Era tutto solo un sogno. Ho delle notizie per te. I ratti sono solleticosi. Beh, pensavo fosse una notizia. Comunque, hanno un cosiddetto centro della risata nel loro mesencefalo e si attiva quando qualcuno fa il solletico agli animali o quando si impegnano in alcune attività divertenti e giocose. Gli scienziati hanno scoperto questo nel 2016 dopo aver solleticato i roditori sul loro ventre e ascoltato le loro risate stridule. I colibrì sono gli unici uccelli che sappiamo essere in grado di volare all'indietro. Lo fanno principalmente quando vogliono allontanarsi dai fiori. E qui c'è un animale che non può andare all'indietro, un canguro. Possono saltellare e percorrere grandi distanze, ma la struttura dei loro forti piedi posteriori e grandi code impedisce loro di camminare all'indietro. I narvali sono quelle strane creature che sembrano una sorta di unicorni marini. Quel corno sulla loro testa non è una zanna. È un enorme dente che spunta attraverso il labbro superiore dei narvali maschi. Questo dente è probabilmente uno degli strumenti che svolge un ruolo nell'attrarre le femmine. I fenicotteri non sono effettivamente rosa. Nascono grigi, ma nel corso della loro vita mangiano molte alghe e altri alimenti che contengono un pigmento rosso-arancione, che conosciamo come beta-carotene. Questo pigmento viene digerito e finisce nella loro pelle e nelle loro piume, il che fa diventare rosa i fenicotteri. Tuttavia, per restare in questo stato, devono mangiare molti di questi alimenti.
Se noi esseri umani volessimo cambiare il colore della nostra pelle, non saremmo in grado di mangiare abbastanza cibo ricco di beta-carotene per diventare realmente rosa o, nel nostro caso, forse persino arancione. I bradipi sono davvero lenti. Tutte le battute e i meme su di loro sono veri. Ma sono anche abili nuotatori e si muovono nell'acqua da 3 a 4 volte più velocemente che sulla terra. Possono nuotare a rana, proprio come le persone, ed è un'abilità importante per loro da avere, perché sono animali tropicali che vivono principalmente nelle giungle, e quelle aree sono spesso allagate. Le tigri sono i più grandi membri della famiglia dei felini. Esatto, ancora più grandi dei leoni. E nessuna tigre ha lo stesso insieme di strisce. Il loro mantello è in realtà un camuffamento che si rivela utile quando hanno bisogno di trovare un buon posto dove la loro preda non li vedrà. Curiosamente, la loro pelle ha strisce, non solo il mantello. Le loro strisce sono uniche, come le nostre impronte digitali. Anche se sembrano un po' buffi e innocenti, meglio non disturbare gli ornitorinchi. Questi animali selvatici sono alcune delle poche specie di mammiferi che possono avvelenarti. Hanno speroni sulla punta delle zampe posteriori che possono rilasciare veleno. Non è abbastanza potente da rappresentare una minaccia per la vita, ma la puntura può essere molto dolorosa e causare gonfiore e altri problemi. Quando una coccinella ha bisogno di difendersi dai potenziali predatori, inizia a sanguinare dalle ginocchia. Non è proprio sangue ciò che fuoriesce dalle sue articolazioni. È un certo tipo di sostanza chimica che ha un odore sgradevole e quindi respinge i predatori. Hanno anche un altro meccanismo che le aiuta a sopravvivere nel duro regno animale, il loro colore specifico. I predatori non gradiscono particolarmente combinazioni di colori vivaci come il rosso, l'arancione e il nero, perché sanno che le creature così colorate possono avere un sapore orribile. I galli possono diventare estremamente rumorosi la mattina, ma non diventano sordi perché non sentono nemmeno quanto possa essere forte il loro canto. Ciò che li mantiene al sicuro sono speciali tappi di protezione dal rumore incorporati. Anche le galline hanno lo stesso sistema che riduce il rischio di perdita dell'udito. Non solo hanno questa protezione, ma possono anche rigenerare le cellule ciliate cocleari se queste si danneggiano in solo un paio di giorni. I gufi non hanno bulbi oculari. Hanno qualcosa che è più simile a dei tubi oculari e non possono muoverli avanti e indietro come possiamo fare noi con i nostri occhi, motivo per cui questi uccelli hanno colli incredibilmente flessibili. Sono in grado di ruotare le loro teste di 270 gradi. Per confronto, gli esseri umani possono gestirne solo 180. Ecco perché i gufi hanno un sistema specifico di vasi sanguigni nelle loro teste. Fornisce sangue fresco al cervello se un uccello gira troppo velocemente la testa e interrompe la circolazione. Zitto e nuota! Ricordi Dory? Il pesce chirurgo blu cantava questa frase in Alla ricerca di Nemo. Dory non era uno squalo, ma questo è un messaggio che alcune specie di squali devono prendere alla lettera. Gli squali mako, i grandi bianchi, gli squali balena e alcune altre specie devono continuare a nuotare, altrimenti smetteranno di respirare. Noi usiamo i nostri polmoni per respirare e alcuni squali utilizzano un metodo chiamato pompa buccale. Ciò significa che nuotano con la bocca aperta. In questo modo permettono all'acqua di fluire attraverso le loro branchie e quindi estraggono ossigeno. L'animale più pericoloso del nostro pianeta non è un orso, uno squalo o qualche tigre dalle zanne affilate. È qualcosa di molto più piccolo, la zanzara. Non solo è estremamente irritante, ma trasmette anche gravi malattie come la febbre gialla, la malaria o la febbre dengue. Ogni anno centinaia di migliaia di persone non sopravvivono alla lotta con queste malattie. Le zanzare superano anche in numero ogni altra creatura in tutto il globo, a parte le termiti e le formiche. Gli orsi grizzly sono animali incredibilmente forti, con un morso abbastanza potente da schiacciare una palla da bowling. Ecco perché non li vedrete mai ammessi nelle sale da bowling. Nonostante ciò, sono per lo più mangiatori leggeri. Sono abbastanza forti da fare un pasto con qualsiasi cosa incontrino, inclusi un bisonte, un alce o un cervo. Ma a loro piace ancora sgranocchiare i loro frutti, noci, bacche o addirittura un piccolo sfortunato topo che si perde e finisce nella bocca del predatore. Il taipan dell'entroterra è il serpente più velenoso del pianeta. Lo conosciamo anche come taipan occidentale. Vive in Australia.
Un solo morso ha abbastanza veleno per rivelarsi fatale per almeno un centinaio di persone adulte e può anche fare il lavoro in soli 30 minuti se non si ha nulla per curare il morso all'istante. Dicono che questi serpenti siano per lo più timidi e si occupino dei loro affari, ma come altri animali attaccheranno se si sentiranno minacciati o provocati. Esiste un tipo di tartaruga che può restare viva per mesi sotto il ghiaccio respirando attraverso il suo sedere. Quando fa più freddo, alcuni animali non riescono a trovare luoghi sicuri in cui rifugiarsi, quindi devono sopravvivere a condizioni invernali severe ovunque si trovino. E mentre le api si rintanano nei loro nidi e gli orsi dormono nelle grotte, le tartarughe di acqua dolce restano nei loro stagni che si ghiacciano. Poiché il ghiaccio limita il loro accesso all'aria, estraggono direttamente l'ossigeno dall'acqua e respirano attraverso il loro sedere. Sì, sarebbe comodo. È noto che i corvi siano animali incredibilmente intelligenti. Sono eccellenti nel risolvere problemi, ma sembra che abbiano anche un'impressionante intelligenza sociale. Sono molto in sintonia con i loro sentimenti, così come con le emozioni dei loro compagni. Se un corvo nel gruppo si sente pessimista, è probabile che faccia abbassare il morale anche agli altri. Un vero guastafeste. Quando vedono un uccello che non gradisce certo cibo e lo esprime in modo molto vivido, perdono interesse anche nel loro cibo. Il gambero pistola è uno degli animali più rumorosi del mondo, anche se è piccolissimo, lungo solo circa 3/4 di pollice. Quando avverte il cibo, apre la sua grande chela, che può crescere fino a metà della lunghezza del suo corpo, e lascia entrare un po' d'acqua. Poi chiude la chela molto velocemente, che spara un getto molto potente di bolle. Queste bolle possono stordire o addirittura finire la preda che il gambero sta cercando di catturare. E quando le bolle scoppiano, producono un suono di schiocco, più forte di quanto ci si aspetterebbe. I coccodrilli sono ancora più spaventosi di quanto pensiamo, perché molti di loro possono galoppare come cavalli. Probabilmente hanno ereditato questa capacità dai loro antichi antenati, che erano piccoli come gatti, avevano lunghe gambe e potevano correre a velocità di circa 17 km orari. I coccodrilli più piccoli probabilmente galoppano quando qualcosa li insegue, ma i caimani e gli alligatori ovviamente non hanno bisogno di utilizzare questa abilità. Sarai tu a dover galoppare se dovessi incontrarne uno. Ok, ammettiamolo. Noi esseri umani siamo piuttosto ordinari. Voglio dire, non siamo supereroi con superpoteri, no? Che c'è, non avete ricevuto il promemoria? Ma il mondo animale ha un sacco di supereroi. Ci sono creature che vivono in eterno e che sembrano infischiarsene delle leggi di gravità, creature immuni al veleno e che possono correre sull'acqua, e alcuni di loro vi faranno venire i brividi. Il primo superpotere della lista è la capacità di vivere senza acqua. I ratti canguro possono vivere senza acqua per anni. In realtà non hanno problemi a vivere senza acqua. Gli umani, invece, possono sopravvivere solo 3 giorni senza acqua. Umani 0, ratti canguro 1. Questi piccoli amici vivono in zone desertiche estremamente aride e devono ricavare l'acqua dai semi e dalle piante che mangiano. E anche se può sembrare un po' inquietante, i ratti canguro sanno anche come estrarre l'acqua dalla loro urina prima di andare in bagno. In questo modo non sprecano nemmeno una goccia di preziosa umidità. Questo sarebbe utile durante gli eventi sportivi. Ora vi presento il Peter Parker del mondo animale. Sì, sembra che l'uomo ragno sia reale, ma non umano. Vi presento una lucertola geco, o semplicemente un geco. Questa creatura ha la meravigliosa capacità di arrampicarsi su tutti i tipi di superfici verticali e può persino camminare sul soffitto. Questa impresa che sfida la gravità è possibile grazie agli esclusivi cuscinetti plantari della lucertola, ricoperti di minuscoli peli. Possono aggrapparsi a quasi ogni tipo di superficie, sia essa liscia, dura, ruvida o morbida. Un'altra curiosità su questi animali è che non hanno le palpebre. Così tengono sempre gli occhi ben aperti su ciò che accade intorno a loro. Se vi chiedete come fanno a proteggere gli occhi, ecco la risposta. I loro occhi sono coperti da una membrana trasparente, la cornea. Non possono chiudere gli occhi e se hanno qualcosa nell'occhio, lo leccano via. Esatto, puliscono i bulbi oculari leccandoli. Credo sia un altro superpotere. Ci sono superpoteri supersonici qui? Certo!
un gambero subtropicale lungo 2,5 cm disorienta le sue prede con un boom sonico. Nonostante le sue dimensioni modeste, il gambero pistola è uno degli animali marini più rumorosi. Quando il gambero spezza le chele, crea un rumore pari a un boom sonico. Naturalmente questo suono stordisce la preda e il gambero può catturarla senza troppi sforzi. Nel mondo dei fumetti c'è Venom. Nel mondo animale c'è qualcuno che può essere chiamato anti-Venom. Gli opossum sono noti per il loro comodo trucco di fingere di essere morti quando un predatore li attacca, ma non è la fine della storia. Questi animali sono immuni anche al veleno dei serpenti a sonagli e delle vipere. Il segreto è un peptide che aiuta gli opossum a neutralizzare le sostanze chimiche pericolose. Questo è il motivo per cui i serpenti sono uno degli alimenti preferiti dagli opossum. C'è una cosa curiosa nella loro dieta: le zecche. Un opossum può raccogliere circa 5.000 zecche a stagione e la maggior parte di esse viene raccolta dal suo stesso corpo. Immaginate un pesce così famoso da essere chiamato pesce pericoloso. Si tratta del benga, che in swahili significa letteralmente pesce pericoloso. Questo mostro vive in acqua dolce e non si fa problemi a mangiare un coccodrillo per pranzo. Non un coccodrillo intero, ma il benga è in grado di mangiarne un boccone. A dire il vero, questi animali sono intimiditi dai coccodrilli, così come i coccodrilli sono intimiditi da loro. State guardando questo video utilizzando qualche gadget, giusto? Ebbene, tutti i gadget che abbiamo li dobbiamo in qualche modo alle anguille elettriche. Tutti i gadget hanno una batteria e le anguille hanno contribuito molto all'invenzione della batteria elettrica nel 1800. Lo so, le batterie sono cambiate in modo irriconoscibile da allora, ma comunque la prima batteria elettrica è stata inventata grazie alle anguille elettriche. Comunque, se ne vedete una e volete ringraziarla per la sua magnifica invenzione, non fatelo. Il fatto è che possono dare scosse fino a 860 volt. Non è il caso di sperimentarlo. Parliamo ora del conte Dracula del regno animale. No, non sto parlando di pipistrelli. Sto parlando dei pesci vampiro dalle zanne. Questi pesci sono noti come Payara e hanno due lunghe zanne che sporgono dalla mascella inferiore. Ecco perché alcuni li associano ai vampiri. Gli ippopotami sono i guru della bellezza, perché sanno come risparmiare una fortuna sulla cura della pelle. Vivendo sotto il rigido sole africano, questi animali secernono una sostanza oleosa rossa simile al sudore, che evapora e mantiene il corpo degli animali fresco. Inoltre, il liquido funziona come idratante, protezione solare e antibiotico, tutto in uno. Ma non sono gli unici ad avere questo superpotere. Anche le mantidi sanno produrre una protezione solare naturale, ma la usano per proteggere gli occhi. Si tratta di pigmenti aminoacidici che agiscono come filtri speciali e contribuiscono a rendere la loro vista più nitida. Questo è ciò che chiamo multitasking. I suricati hanno delle macchie scure intorno agli occhi che li rendono ancora più teneri. Ma questi cerchi neri non servono solo a rendere questi amici più adorabili. Funzionano anche come occhiali da sole incorporati. La pelliccia scura delle macchie blocca il sole cocente e di conseguenza i suricati possono guardare direttamente il cielo. Inoltre, la sentinella, un suricato che vigila sugli uccelli e altri predatori, può facilmente vedere il pericolo in arrivo e allertare i suoi compagni. Le capre selvatiche sono famose per la loro capacità di arrampicarsi, ma lo stambecco alpino dell'Italia settentrionale è il campione. Questa creatura è in grado di arrampicarsi su quasi tutte le superfici verticali, sfidando diverse leggi fisiche. È interessante notare che gli animali che camminano sulle pareti rocciose più ripide sono in genere madri capre con i loro piccoli. I grandi maschi preferiscono tenersi a distanza e utilizzare superfici orizzontali piatte. Furbi, ragazzi! Alcuni animali si proteggono con veleno o morsi cattivi, mentre altri usano trucchi chimici per proteggersi. Sentite questa. Alcune specie di millepiedi producono cianuro di idrogeno e lo emanano quando si sentono minacciati. L'acido cianidrico è inodore, ma altamente tossico. Un solo millepiedi non può ferirvi gravemente, ma potreste avere ustioni o addirittura vesciche se la vostra pelle è sensibile. Inoltre, per rendere il quadro ancora più spaventoso, alcuni millepiedi si illuminano al buio. Quindi fate attenzione,
e se vedete un punto luminoso strisciante di notte, scappate il più velocemente possibile. Quando il coleottero bombardiere si sente minacciato, spruzza un liquido rovente dalla punta dell'addome con un forte rumore di schiocco. Non appena il coleottero percepisce il pericolo, si innesca una reazione chimica in speciali serbatoi nel suo addome. Il calore di questo processo raggiunge quasi il punto di ebollizione e produce anche un gas speciale che innesca l'espulsione. Questa superprotezione è di solito fatale per gli insetti che li attaccano. Non fatico a crederlo. Le lucertole basilisco piumate hanno una straordinaria capacità di correre sull'acqua. Innanzitutto, le loro zampe posteriori sono dotate di lunghe dita che hanno frange di pelle che possono allargarsi nell'acqua. Di conseguenza, una superficie maggiore del piede della lucertola entra in contatto con l'acqua. Quando corre sull'acqua, poi, pompa le zampe in modo incredibilmente veloce. Questo crea piccole sacche d'aria che impediscono all'animale di annegare, mantenendolo in superficie. Le pulci possono essere fastidiose, ma questo non le rende meno sorprendenti. Queste minuscole creature possono saltare per circa 50 volte la lunghezza del loro corpo. Se le persone potessero fare lo stesso, salteremmo in aria per circa un quarto di miglio. Beh, proviamoci! La cosa più curiosa di questa sorprendente capacità delle pulci è che la maggior parte dell'energia per i salti è data dalle dita dei piedi e non dalle ginocchia. Qual è il vostro superpotere animale preferito? Io voto per il ratto canguro. Non mi piace stare in fila per il bagno. Abbiamo scoperto di recente che le stelle marine non hanno una testa. Loro sono la testa. Quando guardi per la prima volta una stella marina, pensi che abbia 5 braccia. Gli scienziati sono sempre stati curiosi di capire perché le stelle marine hanno questo aspetto e, in particolare, dove si trova la loro testa. La maggior parte degli animali, noi compresi, abbiamo corpi bilateralmente simmetrici, il che significa che si possono dividere a metà e ottenere due lati corrispondenti. Ma per le stelle marine, insieme ai dollari di sabbia e agli anemoni di mare, non è così. Sono radialmente simmetriche, il che significa che i loro corpi hanno parti identiche che si irradiano dal centro. Le stelle marine o asteroidei sono speciali perché hanno questa simmetria a 5 punti e si possono dividere in 5 parti uguali. Per fare questa scoperta, gli scienziati hanno utilizzato una tecnica chiamata tomografia dell'RNA, che aiuta a studiare i geni. Si sono concentrati sui geni che controllano lo stato esterno, compreso il sistema nervoso. Sorprendentemente, i geni associati alla testa erano attivi nella testa e nelle sue braccia. Tuttavia, i geni legati al tronco del corpo erano difficilmente attivi. Questo suggerisce che le stelle marine hanno una separazione unica tra la testa e il corpo. Lo studio ha suscitato nuove domande su come questi esseri si siano evoluti e come potrebbero essere stati i loro antenati, basandosi sui loro reperti fossili. Inoltre è anche dimostrato che i geni attivi nella testa di un verme della nocciola erano attivi anche nella pelle di una stella marina, coprendo l'intero suo corpo. Questi geni sono i più attivi al centro di ogni braccio, cambiando verso la fine per assomigliare ai geni trovati nella parte posteriore degli altri animali. Le stelle marine mancano di geni per un busto. Tutto ciò sfida le visioni tradizionali sull'anatomia delle stelle marine. C'è una leggenda che dice che Paul McCartney ha registrato un fischio ultrasonico per il suo pastore scozzese alla fine della canzone dei Beatles, A Day in the Life. I cani riescono a sentire i suoni ultrasonici, dato che la loro capacità uditiva è incredibile. Per muovere solo un orecchio, i cani devono mettere in funzione 18 muscoli. Ciò permette loro di individuare rapidamente l'origine dei suoni, una competenza in cui surclassano noi umani. Le loro orecchie spesso oscurano il loro olfatto. Il senso dell'olfatto dei cani è fino a 100.000 volte più acuto rispetto a quello dell'uomo. Mentre gli umani hanno circa 5 milioni di recettori olfattivi, un segugio ne ha fino a 300 milioni. Un altro studio dimostra che i cani e i delfini dal naso a bottiglia potrebbero condividere un'affascinante similitudine con gli esseri umani. Invocano i nomi dei propri cari quando si separano. Questo li rende i primi animali non umani noti a farlo. La ricerca ha scoperto che i delfini si copiano a vicenda i fischi distintivi quando si separano dai loro amici stretti. Nelle registrazioni del programma di ricerca sui delfini di Sarasota, coppie di delfini erano trattenute in reti separate, ma potevano ancora comunicare tra loro. Sembra che alcuni dei loro chiacchiericci erano l'imitazione dei fischi unici dei loro amici delfini. Prossimi sulla lista, ecco i fenicotteri con le loro abitudini alimentari peculiari. Spesso li vedi mangiare a testa in giù. Questo comportamento distintivo è legato all'anatomia delle loro bocche e alla meccanica di manovra dei loro lunghi e eleganti colli nell'acqua. Questi uccelli sono abili filtratori, utilizzando la loro lingua come setacci efficaci per catturare cibo. Quando un fenicottero abbassa il collo sotto l'acqua,
posiziona il suo becco praticamente sotto sopra. Poi l'uccello chiude il becco e abilmente spinge l'acqua attraverso estensioni simili a un pettine sul suo becco. Utilizza anche la sua lingua per espellere l'acqua mentre trattiene tutto il cibo raccolto. Se hai visto il film My Octopus Teacher su Netflix, potresti già sapere che i polpi possono legare con gli esseri umani. Ma questa volta ci concentreremo solo sull'anatomia di questa creatura. I polpi hanno tre cuori. Un cuore pompa il sangue in tutto il corpo e gli altri due si alternano nell'invio di quel sangue alle branchie dell'animale. I polpi hanno anche 9 cervelli. Ciascuno dei loro 8 tentacoli ha un suo minicervello. Questi minicervelli permettono a ciascun tentacolo di muoversi in modo indipendente alla velocità della luce. C'è un 9° cervello in gioco e questo sorveglia l'intero sistema nervoso del polpo. Gli opossum sono intelligenti, in un certo senso anche loro. Sono noti per fingere di morire quando la loro vita è in pericolo. Quando si confrontano con i predatori, gli opossum cercano di intimidire i loro nemici mostrando i denti, soffiando e ringhiando. Tuttavia, quando queste tattiche non hanno successo, gli opossum ricorrono a chiudere gli occhi, crollare da un lato e fingere di essere morti. Per sembrare più convincenti, un opossum potrebbe sbavare, lasciare la lingua penzoloni e anche escretare rifiuti per migliorare l'illusione di una morte improvvisa. Incredibilmente, gli opossum possono mantenere questo stato per diverse ore, aspettando fino a quando non sono sicuri che la minaccia sia sparita. Le scimmie possono essere rumorose quando si chiamano l'una con l'altra, ma il grido di una scimmia urlatrice può viaggiare per circa 5 km in situazioni specifiche. I maschi di solito sono più rumorosi delle femmine. Il punto è che il suono viene creato aspirando aria attraverso uno spazio in un osso ingrandito nella gola dell'animale. Questo osso è più grande nei maschi rispetto alle femmine, ed è per questo che le urla sono più rumorose. Gli orsi polari hanno la pelle nera sotto tutta quella pelliccia. Il loro soffice manto bianco è in realtà traslucido. Sembra solo bianco perché fa rimbalzare la luce visibile. La pelle stessa è nera come la pece. Queste creature sono inoltre impressionanti quando si tratta di nuotare. Possono raggiungere la velocità di 10 km all'ora in acqua, che è abbastanza veloce per creature così grandi. Possono nuotare per chilometri e continuare per ore. Le loro grandi zampe sono progettate per nuotare. Le usano per pagaiare nell'acqua mentre le loro gambe posteriori rimangono dritte e fungono da timone, aiutandoli a sterzare. Dato che abbiamo parlato di orsi polari, potremmo anche aggiungere un fatto romantico sui pinguini qui. I pinguini Gentoo e Adélie si mettono in gioco con dei regali. Offrono alle loro potenziali compagne preziosi ciottoli essenziali per costruire nidi nell'aspro paesaggio antartico. Se la femmina accetta il ciottolo, loro si impegneranno per la vita legati e pronti per l'accoppiamento. Un altro studio ha scoperto che i nostri adorabili gatti domestici condividono oltre il 95% del loro patrimonio genetico con le tigri. Queste piccole palle di pelo imitano anche molti comportamenti dei loro parenti selvatici, come segnare il territorio con odori e il classico correre e rincorrere durante il tempo di gioco. Biologicamente, però, il cervello di un gatto è piuttosto simile a quello di un essere umano. Condividiamo regioni emotive identiche nel nostro cervello. I gatti possono anche emettere fino a 100 suoni diversi. I gufi hanno tubi oculari o cilindri. I loro occhi non permettono il movimento del bulbo oculare. I nostri occhi possono muoversi in quasi tutte le direzioni. I gufi devono fare una rotazione completa del corpo o della testa per guardarsi attorno. Tutto a causa della visione notturna. Per padroneggiare l'arte di vedere al buio, hanno bisogno di grandi cornee che possono raccogliere ogni minimo raggio di luce. La maggior parte degli animali notturni, come i loris lenti o i tarsidi, hanno occhi enormi per svolgere questo lavoro. Ma i gufi hanno teschi piccoli, quindi quei grandi occhi non potevano gonfiarsi. Le blatte sono famose per le loro abilità di sopravvivenza e un fattore chiave è la loro struttura cerebrale unica. Hanno 2 cervelli, uno nella testa e uno più rudimentale vicino all'addome. Sono così difficili da eliminare perché questi insetti sono incredibilmente veloci a reagire. Hanno dei piccoli peli sul loro sedere che possono percepire la più leggera brezza. Quando questi peli si agitano, la blatta non perde tempo, entra immediatamente in modalità di fuga. Ricerche dimostrano che una blatta può reagire in un 20° di secondo. Quindi nel momento in cui accendiamo la luce o afferriamo qualcosa per colpirla, la blatta è già in fuga. Anche i gatti possono sognare. A volte si possono vedere i baffi del tuo gatto vibrare o le sue zampe muoversi mentre dorme. Questo non significa necessariamente che il tuo animale domestico stia avendo un incubo. Possiamo guardare al sonno umano per capire cosa accade ai nostri amici felini. Durante il sonno REM, il loro cervello diventa superattivo, quasi come quando siamo svegli. È anche il momento principale per sognare. Il sonno REM prende questo nome proprio per i movimenti rapidi che gli occhi fanno sotto le palpebre. Ma mentre i nostri occhi potrebbero muoversi, il resto del corpo rimane fermo.
L'attenzione è su ciò che sta succedendo nelle nostre menti. Questo vale anche per i gatti. Oltre a un occasionale tic, i gatti di solito non si muovono molto quando dormono. Probabilmente avrai un cane che agita la sua preziosa coda in giro per casa o che annusa i tuoi piedi. Ti sei mai chiesto quanto sia acuto il suo udito? Voglio dire, può sentire quando apri un pacchetto di patatine anche se sei su un altro piano della casa. Nonostante questa straordinaria abilità, la maggior parte dei cani domestici non ha il migliore udito nel regno animale. In realtà, non sono nemmeno nei primi cinque. A proposito di questo, avventuriamoci nel mondo dell'udito animale e cerchiamo di immaginare che rumore fa la vita di altre creature. Guarda, noi umani siamo piuttosto fantastici. Abbiamo tutti i tipi di talenti, ma quando si tratta delle olimpiadi uditive, non siamo nemmeno in gara. Mettici accanto a un gatto o a un pipistrello e le nostre orecchie sembreranno piuttosto basiche. Prendiamo ad esempio gli elefanti. Sono animali grandi e lo sono anche le loro orecchie. I loro organi uditivi sono in grado di catturare le onde dell'infrasuono. Ora, queste non sono le comuni onde sonore. Sono sussurri di bassa frequenza che noi umani non possiamo sentire. Questo significa che gli elefanti possono percepire cose come le nuvole di pioggia in movimento. Non solo, ma questi mammiferi massicci hanno anche un modo piuttosto intelligente di comunicare. Battono il terreno creando vibrazioni appena percettibili per noi. Ma per gli elefanti queste vibrazioni equivalgono a una telefonata a lunga distanza. I messaggi vengono ricevuti attraverso i loro piedi e le ossa dell'orecchio, anche quando sono a migliaia di chilometri di distanza. Quando si dice avere una buona ricezione. Passiamo ai pipistrelli. Sono i maestri della navigazione notturna grazie al loro uso dell'ecolocalizzazione. Questi animali emettono suoni ad alta frequenza che rimbalzano indietro dopo aver colpito oggetti. Questo eco aiuta i pipistrelli a creare una mappa mentale, consentendo loro di muoversi in maniera impeccabile nel buio. Proprio quando pensavamo che i pipistrelli non potessero diventare più fantastici, gli scienziati hanno scoperto che le loro capacità uditive si estendono alle loro ali. Speciali peli, chiamati peli Morkel, percepiscono i movimenti dell'aria, aiutando i pipistrelli a rilevare oggetti in arrivo. Non è l'udito tradizionale a cui siamo abituati, ma è un fantastico adattamento al loro ambiente. I delfini, d'altra parte, sono maestri dell'acustica subacquea. Potresti pensare che essere sott'acqua possa limitare l'udito, ma i delfini hanno trasformato questa sfida in un vantaggio. Hanno la loro versione dell'ecolocalizzazione, emettendo impulsi sonori dalla fronte. Questi suoni rimbalzano sugli oggetti e vengono captati dalla mascella del delfino prima di essere inviati al cervello tramite nervi uditori altamente sviluppati. Le loro orecchie, sebbene presenti, non giocano un ruolo centrale nell'udito come il nostro. Invece i delfini hanno trovato modi innovativi per ascoltare, dimostrando ancora una volta quanto siano straordinari gli animali. Non lasciatevi ingannare dal loro status. I vostri animali domestici, cani e gatti, sono campioni uditivi. Le orecchie dei gatti sono progettate per captare suoni ad alta frequenza fino a 49 metri di distanza, utile per catturare i topi, non credete? I cani, d'altra parte, sono esperti nel localizzare i suoni grazie ai muscoli attorno alle loro orecchie. Avete mai visto il vostro cane alzare le orecchie quando sente qualcosa di sospetto? È il loro udito acutissimo all'opera. Anche le più piccole creature che ronzano intorno a noi, come gli insetti, possono effettivamente ascoltare il mondo. Di fatto, alcuni insetti hanno qualcosa di simile ai nostri timpani umani. È una delicata piccola membrana chiamata timpano. I nostri timpani oscillano con le onde sonore. Questo movimento viene poi trasformato in un segnale che il nostro cervello può capire. Ora, sicuramente avrai sentito la serenata notturna dei grilli o il canto ritmico delle cicale in estate. Questi piccoli maestri di sinfonia usano esattamente questo tipo di configurazione per ascoltare il loro mondo. Ma non è tutto. Alcuni insetti adottano un approccio diverso per intercettare ciò che accade intorno a loro. Hanno queste cellule sensoriali proprio nel mezzo delle loro antenne. Questa struttura è chiamata organo di Johnston. Prendi ad esempio le zanzare, oppure le api o anche i moscerini della frutta. Usano le loro antenne non solo per percepire l'ambiente circostante, ma anche per ascoltare il mondo intorno a loro. E diventa ancora più strano. Le falene sfinge, alcune oscure creature notturne, hanno questo organo unico proprio nella loro bocca. È come un superpotere che permette loro di sentire suoni ultrasonici. Con questo possono evitare le pericolose incursioni dei pipistrelli a caccia. Quando si tratta del trofeo finale dell'udito, il regno animale ha un vincitore assolutamente unico. È una falena. Ma non una falena qualsiasi, è la falena della cera maggiore, scoperta dagli scienziati a Glasgow, in Scozia. Hanno acquisito alcune intuizioni affascinanti su queste falene che fanno venire voglia alle nostre orecchie di alzarsi e ascoltare. Solo per darti un po' di contesto, la falena maggiore della cera non si distingue per il suo aspetto, voglio dire, è marrone.
Per quanto riguarda le sue attività quotidiane, adora rosicchiare il favo di miele. Nonostante si integri perfettamente nel regno animale, ha un notevole paio di orecchie. Quanto è buono il suo udito, quindi? Ebbene, è stato scoperto che questa piccola creatura può percepire suoni a frequenze fino a 300 kHz. In confronto, le nostre orecchie umane possono rilevare suoni solo fino a circa 20 kHz. Questa capacità, già poco impressionante, scende a circa 15 kHz man mano che invecchiamo. Voglio dire, nemmeno i delfini possono competere. Possono sentire suoni solo fino a circa 160 kHz. Probabilmente ti stai chiedendo perché una falena avrebbe bisogno di un udito così super. Gli scienziati spiegano che il motivo dietro questo straordinario senso dell'udito risiede in un istinto di sopravvivenza. La predazione, per essere precisi. I pipistrelli usano richiami di ecolocalizzazione ad alta frequenza per trovare i loro gustosi pasti di falene, tra gli altri insetti. Ma queste piccole falene intelligenti si sono evolute per rilevare frequenze che nemmeno i pipistrelli potrebbero colpire. Nonostante questa logica, rimaneva un po' un mistero il motivo per cui queste falene avessero anche bisogno di sentire frequenze così alte. Durante la ricerca, gli specialisti hanno scoperto che la registrazione ad ultrasuoni ad alta frequenza è un affare complicato, quindi c'è la possibilità che i pipistrelli possano effettivamente emettere richiami a queste super alte frequenze che le falene possono sentire. Per scoprire tutto ciò, gli scienziati hanno utilizzato un dispositivo ad ultrasuoni appositamente progettato. Ha emesso queste frequenze altissime e poi hanno osservato le reazioni delle falene utilizzando elettrodi per misurare le loro risposte neurali. Le implicazioni pratiche di questa ricerca potrebbero essere di ampia portata. Comprendere il funzionamento interno dell'orecchio della falena della cera potrebbe avere un grande impatto sul mondo della tecnologia. Questa conoscenza potrebbe aiutare i ricercatori a costruire microfoni super piccoli, ad esempio. Sappiamo che tutti i tipi di creature, dalle piccole creature che strisciano sul terreno a quelle gigantesche che nuotano nell'oceano, possono percepire certe frequenze sonore che le nostre orecchie umane semplicemente non possono. Tuttavia, gli scienziati hanno fatto una scoperta affascinante. Hanno dimostrato per la prima volta che la nostra capacità di percepire piccole differenze nelle frequenze sonore potrebbe essere superiore a quella degli animali, grazie ai nostri singoli neuroni. Come hanno dimostrato ciò, chiedi? Beh, hanno sfruttato una tecnica unica che permette loro di registrare ciò che singoli neuroni stanno facendo nella corteccia uditiva. Quella è la parte del nostro cervello che ha un ruolo importante nel processare i suoni, quando siamo esposti a vari rumori. Vedi, la maggior parte di ciò che sappiamo sulla corteccia uditiva proviene da ricerche passate che hanno studiato come l'attività neurale degli animali reagisce al suono. Questi studi sono stati estremamente utili nel darci un'idea di come i suoni vengano elaborati nel nostro sistema uditivo. Tuttavia, non ci hanno veramente permesso di capire cosa distingue noi umani nel modo in cui percepiamo i suoni. Quando gli scienziati hanno testato come rispondiamo ai suoni inventati, hanno scoperto che i nostri neuroni nella corteccia uditiva rispondevano con un sorprendente livello di precisione a specifiche frequenze. Erano addirittura in grado di rilevare differenze piccolissime, come un quarto di tono, semplicemente osservando le reazioni dei singoli neuroni. Questo è un livello di dettaglio che normalmente non si troverebbe nella corteccia uditiva di altri mammiferi. L'unica eccezione potrebbero essere i pipistrelli, che utilizzano il loro udito in modi piuttosto unici. Ma questo potrebbe spiegare perché noi umani possiamo distinguere le frequenze meglio degli animali. Sembra che il modo in cui i nostri cervelli elaborano le frequenze sonore abbia delle caratteristiche particolari. Quando hanno riprodotto suoni più naturali come conversazioni, musica e rumori quotidiani, i neuroni hanno mostrato schemi di attività complessi. Questi schemi non potevano essere completamente spiegati solo dalla selettività di frequenze dei neuroni. Studi sugli animali hanno mostrato fenomeni simili, ma è la prima volta che vediamo questo negli esseri umani.